Dovrei essere già online. Chi lo sa, chi lo sa? Online. Sì, sono online. Aspetta che mi Sa. sento. Eccolo qua. Tiè, boh, ciao. Ok. L'unico problema è che ho una Sì, finestrella aspetta, lo vedo. piccolina, Adesso piccolina, sì. piccolina con cui giocare. Quindi probabilmente vedrò anche la finestra. Perché voglio guardare la chat, quindi. Sarò distrattissimo, sarò molto distratto dalla cosa. C'è qualcuno online? Come, dove si vede? Siamo Ah, online. dice Neo Geo. Ah no, quella è un'altra roba. Shane Curno, Brian Raffel, Steve Raffel, Brian Pelletier, Jim Samwalt. Sono gli artisti che hanno disegnato probabilmente gli sprite e tutto il resto. Violence, Blood and Gore. Siamo pronti? Arrivo qua. Qui sono offline e tu sei online adesso. Sì, allora, non so, si sente anche la tua voce? Aspetta, mamma. Non so, si sente anche la tua voce? Aspetta, mamma. Non so, si sente anche la tua voce? Aspetta, mamma. Adesso Ah, c'è il... prova. Adesso Prova, c'è il... prova, prova. Prova, Adesso c'è il... prova, prova. Sì, ci sei. Ok, adesso Ok. c'era questo effetto stranissimo di mega eco che non finiva più. E, dovremmo essere a posto. Perché ho messo ospita automaticamente i canali quando si. Ah, ok, went live. Perfetto. È Me l'ha andato? detto. Sì, quindi dovrebbe. Non so. Fantastico. Forse sei un po' basso tu come, forse sei un po' basso tu come volume. Devi magari alzarmi su Discord, fare clic destro su di me. Proprio su di te, dici? Ah, Sì, sul mio avatar fai clic destro e volume. ok, volume utente. Adesso mi griderai nelle orecchie. Perfetto. Prova, 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 prova. Sì, ok. No, senti tu perché io se sento dopo faccio un casino perché qua mi arriva. Scusa? Riesci a sentire in live se come si sentono i volumi? Sì, Io? un secondo solo. Perché io. Boh, ci ho messo in. Non puoi guardare. Ho Non puoi impostato che guardare. host automaticamente, ma. Non so. Non sta ostando. No. Lo vediamo subito, guarda. C'è ancora il podcast di ieri sera. Anzi, no, sì, il podcast di ieri sera. Io non so come funzioni sta cosa. Ok, facciamo un po' l'help. Ok. Allora, due persone online, che una sono io e una sei tu. Quindi ci siamo. Ok, guardo un po' i... Ah, devo farlo anche nella chat. Cioè, considero nella chat. nella chat quale? La mia o la tua? No, io. Host. C'è qualche proprio secondo di lag, non tantissimo. Ok, Vuoi mettere qua la musica? adesso mi sa che è partito. Ok, è partito.
Figata. Almeno io ho usato subito le istruzioni. Adesso è partito uno spot. Se adesso sta ostando, cioè devi andare in chat e farlo, quindi non è proprio automatico. Cioè devi farlo dalla chat. E infatti c'è scritto qua, videogiochi sofà ti sta ospitando. Ok, perfetto. Grande. Ecco, adesso ti vedo. Perfetto. Adesso posso sentire anche... Faccio il test delle voci. Test delle voci. Facciamo il test delle voci per vedere un po' come si sente. La mia voce dovrebbe essere buona. Forte e chiara. Sì, adesso magari chiediamo a qualcuno anche se magari devi alzare un pochino la mia. Comunque la mia la sento. Forse... Non ho capito se la sento un pochino più bassa della tua, aspetta. No, se più bassa sicuramente lo sarà. Fai vedere una cosa nel mixer dei volumi. Sì, un pochino più bassa, sì. Ok, perfetto. Se adesso la alzo. Faccio anche lo spamino nel gruppo, aspetta se... Così sei un pochino più alto. Ok, perfetto. Qui Zandorum non... Ah, Zandorum è qua. Zandorum lo lasciamo un po' bassino, magari dopo lo alziamo. Sicuramente sarà da alzare un pochino di più. Io gioco stasera, gioco con mouse e tastiera, Ovvio. Come ovvio, non è ovvio. Come no, perché no? In teoria dovrei giocare solo con la tastiera, in teoria. In teoria solo con la tastiera. Però, no, ormai è troppo comodo giocare con... Cioè Zandorum ti permette di giocare. Sì, è vero. Oltretutto mi sono anche impostato, mi sono anche bindato due o tre comandi apposta per gli oggetti e le armi. Perché a differenza di Doom, Heretic ha gli oggetti, ha un inventario. Ah, giusto, giusto. Mi sarebbe piaciuto impostare Zandorum in modo che si vedesse la come si chiama? L'interfaccia quella vecchia, perché c'è l'interfaccia nuova. Ah, sai cosa devi fare un attimo? Devi abbassare un pochino il volume per me. Devi fare... Cioè, ma cioè, non il tuo, devi cliccare... devi fare praticamente clic da qualche parte su Discord sotto l'immagine. Se sento schermo, mi sembra che ti appare il volume. Aspetta, ma volume quale? Della trasmissione? Cioè, della trasmissione... Discord, no, solo Discord. In generale? Del gioco. Cioè, di quello che sto condividendo con te? Sì. Ok, cioè, vediamo. C'è una barra di scorrimento del volume. Ah, eccolo qua, sì, trovata. Sì, io di solito la metto a 16. Ma in realtà è molto alta. Non sai cosa? Provo anche ad abbassarla perché mi sa che è alta anche nelle mie cuffie. Ah, ma lì non cambia le tue cuffie, cambia solo da chi le ascolti. In realtà qui cambia perché... Un po' me l'abbasso perché... Un po' l'abbasso a te. Adesso proviamo. È ancora molto alto? Prova. Sì, è un po' alto, sì. No, mettilo su Discord, metti al 16%. Sì, sì, arrivo un attimo. È l'unica. 17. È alto? Prova. Beh, sì, metti ancora un pochino basso perché qua i volumi sono alti. Ma è cambiato? È abbassato o sempre uguale? No, perché mi sa che è sempre uguale. Prova. Adesso cosa hai messo? È a 4% adesso. Prova. Adesso sì, va bene, perfetto, grazie. Ok. Non ti assordo. Allora. Boh, a questo punto direi che partiamo. Io posso anche guardare, posso mettere la chat da qualche parte. Io devo guardarla per forza su Discord perché no, con questo software non riesco a metterla in overlay. Cioè, nel senso... sì, no, in overlay sì, mentre gioco io, no, non la posso mettere. Benissimo. Sono sulla chat, anch'io. Vabbè. Benissimo. Visto che ci siamo, direi che a sto punto iniziamo. Tanto cosa stiamo aspettando ancora? È passato un quarto d'ora, quindi direi che a sto punto...
Se qualcuno si Io non aggiunge, si so aggiungerà. niente di. Io non so niente di. Eretico. Gli Heretic. E vabbè, Non Heretic. l'ho neanche mai giocato. Infatti, dai, che Heretic. È che arrivi un po'. Cosa? Non ho No, la chiamata capito. su Discord è un po' disturbata. Si vede che la mia connessione non riesce a gestire tutta sta roba. Infatti sei scomparso completamente, non ti sento più. No, ci sono, ci sono. Ah, non stai parlando? Ah, Sì, ok. ci sono. No, allora. Sì, allora, perché Heretic è un gioco fatto da Raven Software, e quindi non da ID, però con lo stesso motore di Doom, quindi grosso modo è fatto da. È prodotto, pubblicato da ID, ma. E chi l'ha sviluppato è un altro team. E secondo me, da un certo punto di vista, è un gioco che anche da un certo punto di vista è anche migliore. Sembra un po' strano dirlo, ma è anche migliore di Doom. Nel senso che ha un, secondo me, ha un level design molto più rifinito rispetto a Doom. Si vede Ma che in che chi l'ha. senso? Definito in che senso? Che i livelli sono fatti, cioè, come posso dire, sono fatti con una, diciamo, con una cura un pochettino più raffinata rispetto a quello che era Doom in precedenza. Cioè, nel senso, c'è un level design molto cosciente. A parte che c'è qualche aggiunta rispetto a Doom, perché a vederlo così sembrerebbe quasi una mod di Doom, nel senso che sembra Doom solo con gli sprite e le armi un po' diverse. In realtà ci sono delle modifiche, non dico sostanziali, ma anche abbastanza significative. Allora, intanto il gioco ha tre episodi, solamente tre. E quindi iniziamo dal primo. I livelli di difficoltà più o meno sono sempre gli stessi come quelli di Doom. Ok, qua c'è tutto, iniziato con la musica, è alto, basso, non si sa. Ce No, va bene, va bene, perfetto. l'ho un po' alto io, però insomma. Magari me l'abbasso io tra un po'. E di questo gioco avevo la demo. Perché se non ricordo male mi sa che è proprio nel. Aspetta che abbasso un po'. Se non ricordo male, mi Sì, sa e che. prometti anche, magari, se pro magari prova a mettere anche a 480 su disco. Aspetta, mi abbasso un po' il 480 della tua trasmissione. Sì, su Discord prova a mettere a 400, magari guadagni un po'. Oddio, dov'è? Cambia finestre, metto 480. Si è crashato tutto. Boh. Non so. È andato? Cosa è andato? No, non, sì, non lo vedo, è fermo. Adesso c'è, che è perfetto. Aspetta, che così. Ecco, qui sento meglio. Sennò a sentire solo il gioco così, parlare mi viene male. Ma comunque già dall'inizio si vede che si comincia già si vedono vari livelli. Tra l'altro comunque parti con dei nemici volanti. Il primo nemico vola. Sì, cosa che in Doom non c'è, cioè sì, c'erano, ma erano abbastanza avanti nel gioco. Erano i cacodemoni e le anime dannate erano solo nel secondo Sì. episodio di Doom. E anche il cacodemone era nel secondo episodio. No, c'è anche in Inferno. Il Sì, Cacodemone è no, uno ma. dei primissimi nemici che incontri in Inferno. Sì, però la prima volta che compare nel secondo episodio, cioè non compare nel primo Ah, secondo episodio. episodio, dici. Oh, scusa, ho capito Doom 2. Sì, no, episodio nel senso dell'episodio di Doom 1. Ah, ok, perfetto. Sì. E qua le mummie. Cioè, a me, io mi ricordo che ero andato una volta a un centro commerciale e c'era Heretic, mi sa, però era all'inizio. E non sapevo bene cosa fare, ma non so se fosse Heretic perché c'era un'arma in mischia che erano delle specie di guanti. No, non era Heretic perché il primo nemico erano. Questi? No, erano. Il primo nemico erano delle specie di ogre con due teste. Allora era Hexen. Era. Forse.
Mi sa che era so Hexen. quale potesse essere. E penso Hexen. Hexen. Sì, che era una sorta di seguito di Retic. In realtà non è proprio un seguito di Retic, è proprio, in realtà è un'altra cosa. Sempre fatto da Raven Software, sempre con la tecnologia di Doom, quindi con lo stesso motore grafico. Però Hexen, che potrei anche fare in questa serie di live, era più un'altra, come posso dire, era una... aspetta un secondo che abbatto questa finestra che mi dà fastidio, che non leggo. Però Hexen era più una cosa un po'... un pochino più particolare. Perché era una sorta di via di mezzo tra... aspetta, via Discord, ecco qua. Era una sorta di via di mezzo tra un FPS e un RPG. Perché c'era i livelli, cioè non ci sono tanti le livelli diversi, è praticamente come se fosse quasi un unico livello unico, dove tu vai avanti e indietro. Un po' alla, non dico Metroid, ma Metroid non è proprio la cosa, il paragone giusto, però era diciamo un livello aperto, diciamo. O comunque era molto più complesso, diciamo, come level design, insomma, non era... cioè, non era un Doom, fondamentalmente, perché Heretic fondamentalmente è un Doom con mostri, ambientazioni diverse e qualche altra cosa in più. Ciao Char! Intanto, ciao Char! Ciao, ciao, ben trovato, ben trovato. Cosa ci dici? Tu hai, qui per curiosità hai giocato a Heretic? Io qui in realtà, poi come ti dicevo l'altra volta in privato, alla fine io in realtà all'epoca giocai, l'Heretic completo non l'ho giocato, io l'ho giocato solo successivamente con l'avvento di internet, perché io avevo solo le shareware dove c'era il primo episodio, quindi gli altri due episodi che ci sono successi, che sono dopo di questo, quando ero, diciamo, giovane non li ho giocati in epoca recente. Infatti adesso non mi ricorderò tutti i segreti neanche di questo. Tra l'altro vedo che... Ma ascolta, il fatto che all'inizio i nemici volano subito è perché potevi usare il mouse anche No. nell'originale? No, 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 Ah! nell'originale non c'era. Cioè, oddio, in realtà sì, no, no, ho detto una stupidaggine, perché in realtà questa è la prima volta che nel Doom Engine si poteva guardare in alto e in basso. Cioè, tu Infatti, avevi per questi quello tasti l'hanno qua, che fatto. erano a pagina alta e pagina in basso, questi qua, e potevi anche regolare l'altezza della visuale, che era una cosa fondamentalmente inutile in realtà, perché comunque il Doom Engine non gestisce una vera e propria altezza, è solo una, diciamo, un'illusione ottica, perché tu praticamente, anche quando un nemico vola, anche se tu non miri direttamente a lui, comunque il colpo lo raggiunge lo stesso, è un po' come Doom 1, no? Che anche se hai dei nemici su altezze diverse, comunque tu quando spari, anche se spari in basso, le prendi lo stesso, perché comunque lui li considera come se fosse un'entità, insomma, come se fosse un'entità unica. Tanto Char dice, a Heretic mai, nemmeno a Doom, ma ho giocato a Wolfenstein per restare in tema di FPS a due dimensioni. Beh, Wolfenstein è ancora più seminale Tra l'altro, Doom rispetto a Doom. abbiamo fatto una puntata in cui c'eri anche tu, videogiochi sofà. Eh sì, Quindi no, proprio classico. fantastico. Tanto mi sono fermato un attimo qui perché, a parte qui c'è la sta traduzione in italiano che è una novità. Sì, ma anche con Doom, quando finisci i capitoli hanno messo sta traduzione farlocchissima. Però la cosa carina di questa mappa qui, che è una mappa che è in 3D, Sì. fondamentalmente un 3D pre-renderizzato, che per l'epoca era abbastanza originale. Allora, non mi ricordo se lui mi fa... sì, salvataggio automatico, sì, perché qua potrei rischiare di morire subito. Di solito quando salva ti dà No, una sì, c'era cura sul scritto. disco in alto. Sì, no, c'era scritto, infatti, ho visto. Cioè, fa il salvino automatico a inizio livello. Perché in Ma questo ce l'ha originale... anche. Non c'era sta roba. No, No, si allora, in era proprio. originale no, non ti faceva il salvataggio, però se morivi riniziavi dallo stesso livello, però senza le armi e Sì. tutte le armi che avevi guadagnato nel livello precedente. Esattamente come in Doom, tra l'altro per questo ho letto sempre. Ho letto appunto che. No, questo non l'ho letto, l'ho visto la GDC di Romero che ha fatto tanti discorsi sul post-mortem dei Doom. Spiegava appunto che ogni livello dovevano fare in modo che se morivi potevi comunque rifarti.
Che poi comunque sì. L'alternativa migliore era l'alternativa migliore era salvare di nuovo. Però se uno è proprio hardcore, dice no, io voglio continuare da zero. Ma infatti io mi ricordo dopo. No, finisci. Vai. No, ma infatti io da piccolo. Mi ricordo che di recente. Cioè di recente, poi un anni fa Romero aveva pubblicato un livello inedito. Sì. Però era l'ultimo. Infatti quel livello per cominciare è abbastanza proibitivo. Perché era l'ultimo livello ed è veramente difficile partire senza niente. Perché tu, praticamente, siccome il livello sì. È staccato dagli altri, parti con quello ed è un casino. È proprio una sfida. No, vabbè, ma io quando ero piccolo giocavo così, nel senso, quando morivo di solito riprendevo, non stavo a ricaricare un salvataggio, riprendevo il livello da capo e stavo lì a memorizzarmi dove stavano tutte le armi, perché tu inizi che sei solo con la pistolina, qui inizi che hai la bacchetta solo, e quindi devi ricordarti dove andare a prendere il fucile, qui dove andare a prendere la balestra, vi dicendo, ad esempio, in questo momento ho appena preso la balestra, sì. Quindi se tu rinizi il gioco... Sapevi che per trovare la balestra dovevi andare fin qua. Quindi sì, cioè, ogni livello in realtà ha delle armi disseminate che ti permettono comunque di riarmarti in maniera, diciamo, decente. Però era una sfida, ecco. La cosa migliore era... Sono belle anche le musiche. No, le musiche sono molto belle. Sono veramente molto belle. Adesso non so chi sia l'artista. Te lo dico subito, aspetta. Ma sono bellissime, secondo me, in questo gioco, rispetto anche a Doom, c'è una grossa cura sugli sprite e sulle animazioni delle morti, soprattutto. Perché quando vedi gli nemici che muoiono, hanno queste animazioni molto particolari. Ad esempio, questi imp, quando muoiono, ad esempio, esplodono e c'è il cuore che salta su, che salta per terra. È una cosa bellissima. Oppure... Guarda, tiro dentro alla chiamata Paolo, è arrivato Paolo. Ci viene a fare compagnia. No, beh, ma è anche i goal lì, quella sorta di goal, di mummie di goal che ci sono quando li uccidi, che salta fuori l'anima, che era una cura dei dettagli che lo stesso Doom non c'era. Cioè era una cosa, cioè si vede che questo è un gioco fatto dopo Doom. Ok, Paolo, ci sei? Ci sono. E là male. No. Mi sa che forse la mia connessione non è proprio il massimo, quindi non so se riusciremo. No, sono anche io, perché scusate, mi sto rientrando da Milano, ho fatto un servizio pubblicato e quindi sto rientrando da Milano. Perché è rosso. Comunque vedi, questo gioco è pieno di trappole, di cose, cioè due volte che tu... prendi qualcosa, si attiva una trappola, cioè molto studiato, diciamo. Ad esempio qui. No! Ecco, infatti ho sbagliato, come scemo. Come si. Via. Server. Non ho capito. No, c'è un modo per cambiare server per la chiamata. Qui ho fatto un'ingenuità perché sono caduto in quella trappola. Io mi ricordavo che stando lì il muro, non, il soffitto non ti prendeva, invece. No, fa. Cioè, secondo me, anche dal level design e dalla cura dei dettagli, si vede che questo è un gioco che è uscito dopo Doom. Cioè, si vede che chi ci ha giocato tantissimo a Doom, ne ha fatto tesoro e ha aggiunto un sacco di robe. Infatti c'è anche un inventario con gli oggetti, che è questo qui. Aspetta, facciamo così, se... Cosa? Diciamo che anziché la chiamata... Andiamo nel gruppo, così magari non usi la connessione praticamente. Quindi non condivido con voi il gioco? E guardiamo Twitch. Tanto è in differita di qualche secondo. Sì. Vado su on air. Aspetta. Vado su on air. Allora interrompo la chiamata. L'avete già interrotta, perfetto. Aspetta, esce la chiamata. Gruppo, eccoci qua. On air. Pronto? Rieccoci qua. Ci siamo, ok. Non so... Sì, dovrebbe andare meglio adesso. Allora, visto che non possiamo... Perché dal gruppo non si può condividere il gioco, andiamo su Twitch, togli il volume e guardi il video, insomma. Così, mi spiace solo che non sentite il sonoro, però. Facciamo vecchio stile, come all'inizio. Come all'inizio, sì, con un po' di differita.
Allora, aspetta. Qui, ecco, prima non l'ho mostrato, ma qui prima sono entrato in un segreto, quindi se vedi... Sì? Che è successo? Io mi sento. Ok, perfetto. Allora, come vedete qua, da questo muro saltano fuori queste asce, no? Vuol dire che dietro a quel muro invisibile ci sono dei nemici che si raggiungono però facendo così, cioè... Se tu guardi questo corridoio, vedrai che questa, vedete... Questa parte è colorata in maniera diversa, ha un'ombra su. Quindi è un indizio che dice che qui potrebbe esserci un passaggio segreto. Questa è una roba tipicamente di Doom. E infatti qui hai un corridoio, attenzione, che ti porta alle spalle di questi nemici che stavano lì a lanciarti le asce da dietro il muro invisibile. Ecco, poi ad esempio qui ho questa pozione che ho preso, che ho raccolto, questa pozione rosa. Aspetta. Vedi, qui c'ho l'inventario, posso selezionare la pozione rosa e usarla per curarmi in un secondo momento quando voglio io. Una sorta di medikit che posso usare quando voglio. Questa è una cosa che poi tornerà in Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D c'ha un sistema di inventario che è molto simile a Heretic. Infatti ci sono un sacco di oggetti che fanno da power up. Ma comunque i primissimi nemici, cioè non i primi, ma questi quasi qua alti, fanno un po' Revenant. Si ricordano molto il Revenant di Doom 2, sì, è vero. E loro, scusa, non ho capito, che attacchi fa? Ah sì, anche loro lanciano asce. Lanciano le asce. Conta che tutti i nemici in questo gioco hanno una sorta di doppia versione, cioè una prima versione che hanno degli attacchi, diciamo, melee o comunque a corpo, e poi hanno una seconda versione che invece attacca a distanza. Ad esempio questi imp, andando avanti nel gioco, per adesso attaccano solo quando ti vengono vicino, fanno un attacco fisico. Andando avanti nel gioco invece iniziano a sparare delle piccole palle di fuoco. Quindi non ho capito. La stessa cosa anche i ghoul. Andando avanti, anche loro saranno dotati di un attacco a distanza. Figo. Anche abbastanza fastidioso. Che tu, quando vai avanti, a un certo punto, è bellissimo perché tu giochi, no? A un certo punto vedi che, andando avanti, trovi gli stessi nemici che fanno un'animazione che non hai mai visto. Ad esempio i ghoul iniziano, prima di spararti, iniziano a fare questa animazione, no? Dove brillano tutti, alzano le braccia e dici, ma che cacchio sta facendo che non l'hai mai visto fare? Dopo che ha fatto questa animazione ti spara il suo proiettile e quindi tu capisci che c'è qualcosa che è cambiato fondamentalmente. Questa cosa delle animazioni nuove fa venire in mente proprio Brutal Doom, che anche tu hai giocato. Sì. Sì, a Brutal Doom ho giocato varie versioni, ce n'è una dove i cavalieri praticamente fanno questo attacco, allora nella versione V18 pratica fanno un attacco, a parte le solite sfere, attacco in mischia, a volte prendono anche... I soldati posseduti te li lanciano addosso e fa malissimo. E poi fanno anche questa. Praticamente al posto di alzare solo un braccio, li alzano tutte e due e lanciano tre sfere insieme. Nella versione 19, anziché tre sfere, ne lanciano 6. Madonna. Sì, sì. No, io mi sa che ho giocato. Quando ho fatto una live tempo fa, avevo giocato, mi sembra, la 19. Sì, sì. Perché tu mi avevi passato la 19 e la 21. No, la 21 è quella più che deve uscire, mi sembra. La 20, allora. Sì, la mia preferita è quella prima che ha messo le granate. Sì. Quindi la 18. La 18, mi sembra, o la 19. Allora, io salvo così a mano perché non voglio più fare l'errore di prima. Giocare... Quanto ci vuole a finire un primo un capitolo? Beh, più o meno un po' come Doom. Il primo capitolo, il primo episodio è un po' molto simile, cioè come durata è di simile a Doom. Invece c'è l'ultimo episodio dei tre, è molto lungo. Cioè ci vuole veramente tanto per finirlo, nel senso che ha molti livelli. Questa che arma è? Quella che hai preso... Allora, questa che arma è praticamente l'equivalente del Gatling. Praticamente è un'arma che spara a mitraglia, fondamentalmente. Ah, adesso sembra un pugno. È un pugno, infatti, perché lì è il braccio Heretic, insomma, cavolo si chiama.
Ma infatti come storia, cioè la storia, diciamo, il la trama, cos'è? Cioè, tu sei... Ma tu fondamentalmente devi, sei una sorta di mago che deve sconfiggere un altro mago che... Adesso non mi ricordo qual è la minaccia di preciso, comunque devi praticamente... Prima sei, parti in una città, poi arrivi a tipo a un vulcano, che è il secondo episodio, e poi nel terzo episodio è ambientato in una città sottomarina, che è chiusa da delle cupole. Si chiama tipo Rilie. Sì, tipo Atlantide, fai conto. E dove praticamente c'è la casa, la sede di questo... il rifugio di questo mago necromante che devi uccidere alla fine. Come Ponyo. Sì, un po' alla Ponyo. E quindi praticamente sì, è un po' come Doom, i tre episodi sono una sorta di viaggio che fai. Adesso in Doom era per scappare da Marte, invece qua... cioè da prima da Marte e dall'inferno poi. Qui invece devi andare a uccidere questo stregone. Vedi che la balestra ha questo attacco che è abbastanza simile a quello che è lo shotgun di Doom, cioè sì. Spara questa rosa. Però che è molto più chiaro dove finiscono i... Sì, qui ti fa vedere proprio. Cosa bella qui era, anche qui era un segreto abbastanza facile da trovare. L'anello, i guanti che ce li ho già. Cosa serve l'anello? L'anello è praticamente l'immortalità, cioè per un tot di secondi diventi immortale, come la sfera verde di Doom. Ma lo devi usare o quando lo raccogli si attiva? No, lo usi tu, sei nel tuo... Adesso ho appena raccolto la mappa, hai questo inventario qua, vedi, che tu scorri, adesso ti arriverà un po' in ritardo. Tu scorri questo inventario e hai diversi oggetti. In questo momento io ho le clessidre, che sono una sorta di bombe che non servono praticamente a niente. Ma sai che in realtà, non appena l'hai detto, io l'ho visto in video. Ah, ok. Poi c'è l'anello che è un che è appunto l'immortalità, questa sfera verde che è una sorta di semi-invisibilità, quella che ti fa diventare mezzo trasparente. Le pozioni, queste pozioni così rosa, magenta qui sono della cura. La torcia è per illuminare tutte le zone buie e il libro invece è un power-up che ti potenzia gli spari. Anzi, più che potenziare gli spari, ti cambia proprio. Tu praticamente, quando tu usi questo libro, per un tot di secondi, gli spari delle tue armi cambiano. Cioè, diventano più potenti, ma cambiano anche come sono fatti. Cioè, in alcune armi cambia proprio anche la natura dello sparo. Che è una cosa molto interessante, tatticamente. Questi testicoli qua? Questi testicoli volanti sono... Sono praticamente come i barili di Doom, sì, infatti se li colpisci esplodono. Aspetta, volevo dare quella bacchetta qui. Ma li puoi anche spostare. Comunque, a me fa veramente strano che i guanti sono infiniti. I guanti sono praticamente la motosega. Perché sono attacco melee ed è continuo. È uguale alla motosega di Doom, identico. Ecco, io ho saltato, fatto saltare tutto. Adesso sono tornato un attimo. Adesso provo a far vedere il libro come funziona. Ecco, adesso l'ho attivato. E vedi che adesso lo sparo doppio con la bacchetta. Con questa invece sparo. Vedi, faccio questa sorta di... Ho moltiplicato le frecce. E questo l'hai fatto con... Col libro. Beh, volendo tu puoi anche finire il gioco senza usarle queste cose, ma ovviamente ti rendono la vita facile in alcuni momenti, insomma. E devi anche capire come usarli, un po' come capire quando devi... Il Doom forse era più difficile, nel senso che... Magari li vedi, l'impulso è di raccogliere subito, invece devi capire quando è meglio raccogliere certe cose. Sì, devi tenerli lì. L'unica differenza è che in Doom rimangono... infatti, sì, uguale. So che in Doom rimangono lì. Quindi sono... Invece qua... vedi, qua ho trovato un altro segreto. Invece qua tu li puoi usare quando vuoi, insomma. Una volta che li raccogli... E li tieni anche da livello a livello? Sì, li tieni da livello a livello. Quindi te li puoi portare dietro fino alla fine dell'episodio. Quando finisce l'episodio, dopo ovviamente non hai più niente. Quindi, cioè, ma tutto l'episodio, cioè il primo episodio per
E per sconfiggere quest'altro mago è tutta una cosa che si trascina. No, 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 è una cosa che trascina fino alla fine. Cioè, il mago c'è alla fine, fondamentalmente. E qui invece. Per intenderci, una curata, chiamiamola così. In quante ore all'incirca si va a calcolare? Adesso io non ti so dire di preciso quanto duri tutto. Però io penso che un episodio durerà almeno 1-2-3 ore. Forse anche un po' di meno. Ah, cavolo. 3 ore? No, forse un po' di meno. Perché se dici che come Doom l'altra volta in 45 minuti abbiamo fatto il primo episodio. No, a me sembra che duri un pochino di più di Doom. Cioè l'episodio, io ho la percezione, adesso poi non lo so perché non ci ho mai badato in realtà, però ho la percezione che il Eretica abbia meno livelli, cioè meno episodi, scusami, però i livelli siano di più, cioè sia di più, insomma, che sia comunque ogni episodio ha più livelli di Doom, però potrei sbagliarmi. Allora qui volevo tornare indietro perché, però mi sa che... Perché qua, ecco, sì. No, vabbè. Volevo tornare a far riabbassare questa. Perché qui era pieno di segreti. Ma questi rumori che sento sono... Sì, è lui, è Warbump, ci avevo scritto. Sono io adesso. Un po' inquietante. Un'altra volta in pausa perché... No, va bene, nel senso, puoi anche tenerlo, nel senso, adesso devo sapere che cos'era, perché... Non fa capire che cos'è. Era un po' inquietante, capito? Una volta capita la natura, non è un problema. Ma quindi sei in macchina? Non Aku perché non c'è, no, Aku no, stasera. Ma quindi in macchina però ci stai solo sentendo, no. Quindi non ci stai guardando. Mi sto solo sentendo. Ah, sì, ok, no, meno male. Sono a casa, dopo vi... Ho paura ci stessi anche guardando. Dopo la una di notte devo rientrare un'altra volta verso Milano per andare ancora i clienti. Sì, perché tu fai il tuo lavoro in macchina. Sì. Stasera ho portato quelle che una mia cliente definirebbe le galline in fuga, cioè le over 50 che vanno a una cena. Oro. Vabbè. Anche loro vanno a divertirsi. Allora, aspetta un attimo, vai. Questa è tutta una zona segreta. Io sto andando in una zona segreta. Devo ricordarmi dove devo andare. Buonasera, John Trave. Ciao. Allora. Il contatore fa l'occo perché è rimasto qua. Ma è un po' strano il contatore di Twitch, non ho mai capito bene come sia. Ah, ecco qua. Aspetta, fammi vedere se riesco a... Ale, sono salito qua. Lo scudo è fondamentalmente l'armatura come in Doom. Adesso devo capire dove devo andare. Ah, la zona blu, ok. Come dicevo prima, secondo me Eretica ha un game design molto pulito. Poi andando avanti, secondo me i livelli migliorano sempre di più. Cioè i livelli dell'ultimo episodio, quelli nella città sottomarina, sono veramente molto belli. Sono veramente studiati molto bene. Sono tantissimi, non finiscono più, però. Però non c'è la sfonda di... È cambiato. No, adesso qui c'è questo nel punteggio. Poi quando fai qui ti dice dove stai per andare. Ah, e c'è la sfonda 3D. Okay. Con questa mappa. Ah, volevo chiedere a Char, a Snubble, se c'è ancora. Tu hai giocato, dici che hai giocato a Wolfenstein, hai giocato anche agli ultimi? Cioè quelli che sono usciti dopo o solo al classico? Alberto, tu hai giocato Wolfenstein The New Order, mi pare. Sì, ho giocato quegli ultimi ho giocato solo New Order, anche se su Steam ho anche Old Blood, che è quel standalone che è uscito dopo, ma ancora non ci ho giocato. Ho giocato la demo di New Colossus del 2,
E adesso non costano un cavolo. Cioè, meno qua costa niente. Se per PlayStation 4 il 2 usato lo trovi già. Ma anche il 2 su Steam lo scontano abbastanza. Ma perché dici che non ha fatto molto? Non lo so. Temo di sì, però peccato perché è un bellissimo gioco, a me è piaciuto veramente tanto. No, adesso il 2 non lo so in realtà, il 2 non l'ho giocato. Il New Order, io New Order mi è piaciuto veramente tanto. Che poi i Wolfenstein è una serie molto particolare, perché sono tutti giochi molto diversi uno dall'altro. Adesso lo dicevo anche quell'altra volta quando abbiamo fatto la live su Doom. Che i Wolfenstein, cioè, mentre Doom ha una sua, diciamo, estetica, un suo tratto distintivo, Wolfenstein in realtà paradossalmente è meno coerente, perché tutti i giochi della serie Wolfenstein sono usciti a parte a molta distanza uno dall'altro, e poi ognuno è molto diverso da quello precedente, perché tu hai Wolfenstein 3D, che è fondamentalmente il primo FPS, il primo first person shooter, che è quindi molto embrionale, c'ha queste idee che ancora non sono ben sviluppate, che poi verranno sviluppate meglio in Doom e via dicendo. Poi il secondo è uscito più di 10 anni dopo, almeno 10 anni dopo praticamente, perché è uscito nel 2001-2002, adesso non mi ricordo di preciso, che è Return to Castle Wolfenstein, che è un gioco che io ho giocato all'epoca quando uscì e mi piacque veramente tanto, fu molto divertente. Ed era un'altra, ovviamente era un'altra cosa, cioè non poteva assolutamente essere simile al Wolfenstein 3D. Era abbastanza simile, era una sorta di Medal of Honor, perché all'epoca era uscito quel Medal of Honor, il primo, no? Quello a metà della seconda guerra mondiale. Però con delle cose in più, tipo, ovviamente i zombie, questo tocco di sovrannaturale, i cyborg, sì. Tutte queste robe qui. E torna, che mi sembra che in Old Blood torna questa cosa. Sì, perché Old Blood è un po' un ritorno al vecchio Wolfenstein. E tra l'altro ho fatto una ricerca, ho scoperto che la musica di questo gioco, di Heretic, fatta, non so come si dice, Kevin Schilder. Sì. Kevin Schilder in pratica ha uno stile suo. E tra l'altro ha fatto anche la musica, penso che tu lo conosca, Take No Prisoners. Gioco. No, mi sa che non lo conosco. Lo conosci? No, gioco non mi dice molto. Ha fatto Star Trek Voyager Elite Force. Ah beh, sì, ma sono sempre giochi della Elite Force, è un altro gioco della Raven, che è molto bello, è un gioco di Star Trek, un FPS di Star Trek Voyager. Ed è molto bello, peccato che non sia mai stato ripubblicato, perché è veramente uno sparatutto fantascientifico fatto molto bene. Intanto ha fatto anche gli effetti sonori di Call of Duty Black Ops, Singularity, Wolfenstein, Quake 4. Wolfenstein, quello del 2009, immagino, che è sempre di Raven. Sì. Che anche quello adesso dopo ne parlo un attimo di quello. Ed è stato, oddio, che casino. Project Co-Lead per Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Ecco, vedi, adesso ho smodificato lo sparo di questa arma. Adesso lei questa spara in tutte le direzioni, queste sfere chiodate. Quando impatta con gli altri nemici spara queste sfere chiodate. Ed è arma perfetta quando hai un sacco di nemici che ti attaccano a tutti i fronti. Intanto John Travel dice: voglio citare il fatto che esiste un Castle Wolfenstein dell'81 per Apple II e Commodore 64, che però ovviamente non è un FPS. Sì, quello è il primo Castle Wolfenstein, che è anche quello un gioco molto interessante, perché lo sai che è praticamente forse il primo gioco stealth della storia. Ed è interessante perché aveva delle idee veramente avanti, perché tu praticamente aveva questi livelli che erano generati in maniera procedurale, quindi cambiavano. Quando è uscito? Nell'81, quindi è vecchissimo. Per Apple II. Poi esiste anche una versione che è uscita. È stato il nono di Metal Gear, no? Sì, cioè, sì, è il primo gioco stealth. Il nono di Metal Gear, sì, perché poi dopo Kojima, comunque, probabilmente non si è ispirato a quello, però quella è. Sì. Fondamentalmente sì, perché praticamente è un gioco stealth, perché tu sei in questo castello Wolfenstein, sì,
Devi praticamente evitare il contatto con le guardie. Hai una pistola, però quando spari il rumore attira altre guardie, quindi non devi sparare all'impazzata perché devi stare molto attento a quello che fai. Hai tutta una serie di chiavi da trovare e poi hai anche la possibilità di rubare le divise ai soldati che hai ucciso. Un po' come Hitman, non so Eh se sì, avete infatti. E presente. questo sì. Ho un vago ricordo, ho un vago ricordo perché sono stato un possessore, grazie a mio fratello, del Commodore 64 a cassette, quindi stiamo parlando Sì, veramente grande. di Del 30 biscottone. anni fa. Sì, 30 anni tranquilli, tranquilli 30 anni. Sì. Tra altre cose, con un era fantastico perché con un cavo difettoso del lettore di cassette, del mangiacassette, no? E che dovevi pregare che caricasse il gioco, perché se questo cavo faceva un po' contatto, ovviamente non caricava bene il gioco, e quindi dovevi ricaricare tutto da capo. Erano anni di terrore Sì, quando dovevi sì. giocare a qualche Che gioco. poi, sì, che poi prima di giocare un gioco devi aspettare tipo mezz'ora. Sono Sì, delle una cose assurde. cosa. Adesso io non ho mai avuto Chissà il quante com. lezioni abbiamo presi, Io abbiamo no. preso davanti a quei tubi catodici Infatti. per quegli anni. Che poi io non ho mai avuto il Commodore. Però mio padre aveva uno Spectrum. Quindi io ho iniziato. La mia carriera di videogiocatore è iniziata con me Spectrum. Con lo Spectrum. E vi dirò di più. C'è stato qualche. Il mese scorso sono andato a Londra. Fatto un viaggio con la mia ragazza e sono andato in pellegrinaggio alla casa di Sir Clive Sinclair, che è quello che ha inventato lo Spectrum, il Sinclair Spectrum fondamentalmente, che ha una praticamente c'è la sua casa a Londra in un quartiere che ha la placca blu, che è una placca che a Londra insomma in Inghilterra viene messa nelle case delle persone che hanno praticamente dato un contributo notevole all'economia, insomma, al prestigio della nazione. E quindi sono andato a casa di Sir Sinclair, sotto la sua placca, così, come omaggio alla mia passione per i videogiochi, perché è nata grazie a un Sinclair Spectrum, quindi grazie a lui. E poi sei andato anche alla mostra del Victoria and Sì. Albert, che Bellissima. ci sono andato anch'io la settimana prima che chiudesse. A me non mi è piaciuta molto. Sì, anche a me. Perché poi è una. Io No, invece ho incominciato. No, cosa. prego, prego. No, 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 Vai, 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 vai. Paolo. Vai, Tu hai dai. cominciato? È più interessante quello che dicevi tu. Dicevo io. No, io dicevo invece ho incominciato con il Commodore 64 e poi il salto successivo è stato il Game Boy e da lì sono partito con tutto il resto. Stereo Dark, che fa parte del gruppo Gekigemu, Sì. era quello che aveva le console, il primo NES, quindi noi andavamo a casa sua a giocare con il NES. E poi dopo, beh, ci siamo evoluti. Ecco, Super Nintendo e da lì via andando. io ero un Il mio Sega. Commodore 64 credo ancora funzionante è a casa di Coma, nella collezione dei videogiochi di Coma, Grande. insieme anche al mangiacassette e tutto il resto. Quello col Sì, cavo. Coma praticamente Sì, Gekigemu è sempre lui. Sì. Ciao, esatto, che saluto. sì. Salutiamo, ciao Coma. Ah, che bravo. Mi sono chiamato Shion, ma avevo altri salvaggi scritto Shion, quindi adesso faccio Shion live, se no qua non si capisce un cazzo. No, beh, io sì, dopo la mia prima console è stato il Master System, quindi io sono sempre stato un Sega fan. Poi c'erano i miei amici che avevano il NES, poi un mio amico si era comprato il Super NES con Street Fighter 2. Poi quando sono stato adolescente sono diventato PCista e da lì non ho mai smesso di essere un PCista. Anche se comunque le console ci gioco ancora. Io purtroppo il lato PC non sono mai riuscito a svilupparlo tanto perché a casa noi avevamo solo il PC, diciamo, da lavoro, quindi fondamentalmente non è che si riusciva a giocare più di tanto perché le prestazioni erano molto limitate. Era il PC della famiglia, no? Il Sì, PC che usavano tutti il quanti. classico, sì. Quindi poi quando è subentrato il discorso della PlayStation, ovviamente noi giocavamo Da sulla Play, certo, perché da certo. purtroppo poi le console, quelle Mega Drive e SNES,
le abbiamo saltate perché in quel periodo casa mia, ovviamente eravamo tre figli, quindi non è che avessimo possibilità molto grandi, le televisioni erano, quindi stiamo parlando degli anni 90, primi anni 90, sì, sì, e quindi era impossibile giocare con quegli adattatori TV video dove il segnale passava in VHF, no? Tramite l'antenna, specialmente noi che siamo purtroppo in vicino, molto vicino al confine svizzero, quindi i segnali erano pessimi, non c'era possibilità di andare a lavorare in VHF. Sì, sì, era veramente complicato, perché la Svizzera andava a coprire quel segnale VHF libero, magari in altre parti d'Italia dove tu andavi a utilizzare questo adattatore, no, per vedere sul televisore. Quindi io ho un ricordo del Mega Drive che abbiamo, che acquistammo in un supermercato in offerta e portammo indietro il giorno dopo perché non avevamo il segnale di utilizzarla a casa. Che peccato, una tristezza, cioè, Madonna, bruttissimo, una cosa veramente incredibile. Che sì, poi il Mega Drive è una delle mie console preferite in assoluto, io adoro il Mega Drive. Tra le altre cose, sì, sono usciti dei titoli che sono stati fantastici. Io mi ricordo il primissimo FIFA 95, diciamo, cioè che è quella del 95. Che è stato il sì, che è stato il, praticamente lui che, no, dopo FIFA International è uscito, sì, FIFA 95, che poi è partito tutto e noi speravamo di giocare a questo. Su Mega Drive c'era FIFA e su Super Nintendo c'era International Superstar Soccer, che è il primo PES, sì, oltretutto. Comunque mi sono fermato, io qui mi ero fermato un attimo. Scusate, mi sono fermato. Sì, no, sto facendo quello scemo qui perché volevo dire una cosa, perché in questo gioco c'è un'altra novità rispetto a Doom. Vedete qui c'è l'acqua. Questa acqua ha la corrente, quindi praticamente se io lascio qui adesso le cose, vede che vado indietro, perché c'è la corrente che mi tira indietro. Questa è la novità che in Doom non c'era. Ah, ho capito. Quindi quando vai su quest'acqua, se vedi che fai molta fatica a muoverti perché in una direzione, perché c'è la corrente che ti tira da una parte. E non solo questo, perché in alcuni punti c'è anche il vento. C'è una sorta di vento che ti tira, ad esempio, giù da delle piattaforme, quindi devi stare molto attento. Era una novità che in Doom non c'era, quindi un'altra cosa che hanno aggiunto in questo gioco qui. Poi mi ricordo che all'epoca c'era alcuni miei amici che chiamavano questo Heretic Doom 3, perché siccome aveva lo stesso motore, no, e siccome era simile, pensavano si trattasse del seguito di Doom, in realtà non è un seguito. Volevo vedere qua se c'era qualche segreto, ma il segreto era quest'isoletta qui, quindi... Ok, la chiave verde ce l'ho? No. In tutto ciò non ho recuperato la chiave verde. Dov'è la chiave verde? Adesso vado in giro in modalità... Ah, perché ti serve la chiave del colore delle torce. Oddio, no? Che succede? Perché la porta è blu. Ok. Ecco, vedi, nella mappa si... Hai visto la catena? Sì, è l'interfaccia originale, è la HUD originale, che in questo momento non ho perché Zandorum mi mette questa interfaccia minimale. Però in originale l'interfaccia è così, cioè tu in basso hai... No, ma in Zandorum mi sembra che se premi i tasti dopo i numeri, punto di domanda e l'altro, diminuisci e... Ah, ecco! Vedi? Ah, sì. Vedi? Questa è l'interfaccia originale, pensa a te, non lo sapevo. Che nostalgia, guarda, è da un sacco che non la vedevo questa interfaccia, non giocavo con questa interfaccia qui. Cioè, ma anche senza i tasti, nelle impostazioni mi sembra che puoi farlo, poi mi sembra. Sì, no, infatti sì. Però bello così. Adesso lo schermo è un pochino più piccolo, ma è più suggestivo, diciamo. Perché vedi, in basso. Ma invece, visto che parliamo di come abbiamo cominciato, io comincio la prima console... Penso sia stato il Super Nintendo. È il 94. Ah beh, quindi un Super anni. Nintendo già abbastanza avanti. Sì, io ho 4 anni.
cominciato con Mario Star. Ah beh, sì, Metroid. Super Metroid, sì. E avevo anche Star Fox. Bello. Cioè, bello, in realtà all'epoca Star Fox a me non piaceva, perché quella grafica poligonale lì all'epoca non piaceva. C'era... Che poi era un continuo tira e molla, perché a certi punti andava più lento, a volte andava più veloce. Cioè... Poi da lì con Game Boy, poi i PC con Doom. Doom ho giocato tantissimo. In realtà non so se ho giocato più a Doom classico, Vanilla o a Doom... o Brutal Doom, perché Brutal Doom me l'ha fatto riscoprire, l'ho giocato veramente tanto. A Doom anch'io è stato uno dei giochi che ho giocato di più in assoluto. È stato poi il primissimo gioco che ho avuto, cioè il primo vero gioco che ho avuto su PC, perché io poi PC, quando ero adolescente mi comprarono un 486. E su quello ho giocato un sacco di roba, tra i quali appunto... vedi che c'era sta roba da attivare. Cosa ha aperto questa? Ah, qua! Mi sa. È vero, qua. Su 486 mi ricordo che giocavo a Doom, che avevo... La tabella che avevo solo 4 MB di RAM. Doom riusciva a partire con 4 MB di RAM, ma dovevi farti un dischetto di avvio. Cioè un dischetto che liberasse un po' la memoria. Perché sennò non riusciva a partire bene, non riusciva a girare. E infatti mi ricordo che mio padre mi fece sto dischetto di avvio, che io praticamente infilavo direttamente lo floppy dentro il computer, facevo partire il computer e il computer partiva direttamente con Doom. Stile console. Cioè, faceva praticamente da... Faceva? Da buffer. Faceva da buffer esterno, no? Per la RAM. Sì. Sì, cioè alleggeriva perché sì, il disco praticamente liberava la RAM, perché non faceva partire alcune cose, cioè la sgravava la RAM di alcune cose che partivano. Però lui aveva messo anche questa macro che faceva partire direttamente il gioco da DOS, quindi appena si accendeva il computer partiva anche il gioco. E la cosa bella è che io all'inizio Doom lo giocavo senza l'audio, perché non avevo la scheda audio. Quello era visibile, il nemico. Forse c'era un nemico semi-invisibile, perché era un po' trasparentino. Sì. Vedo che sono... Stiamo parlando di 486 con Windows. No, 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 Windows, 5, che Windows? No, no, ma che Windows? Era DOS. DOS con un Windows 3.1 che non serviva a niente, fondamentalmente. L'avevo solo così per fare il figo. Quindi andavo... Io ho iniziato a giocare che avevo DOS. Che andava tutto sotto DOS, interfaccia, quindi testuale. Il Windows 95 l'ho avuto quando ho avuto il primo Pentium, perché sul 486 il Windows 95 non girava, non aveva la potenza per farlo girare. Oh, è morto. Ecco, vedi, adesso questi qua stanno sparando, questi goal qui... Qua su in alto li vedi che sparano questi sorta di teschietti che fanno quel rumore. Che ti. Oltretutto ti auto-inseguono. Sai che anche i Revenant, i proiettili che ti lanciano. Non mi ricordo se anche nel classico. In Brutal Doom ti inseguono i razzi che sparano. Sì, in Doom normale no, sicuramente non ci sono attacchi homing. Almeno non mi ricordo ci siano attacchi homing nel Doom originale. In Doom 2 mi sembra che ci sono degli attacchi homing sicuramente. Mi sembra che i razzi del Revenant... Ecco, adesso il Revenant, è vero. Il Revenant c'è in Doom 2. Non c'è in Doom 1. Sì, esatto. La prima volta che lo incontri, tu ti ricordi la prima volta che lo incontri? Io sì. Ma guarda, sì. Anche se però devo confessare che anche Doom 2 è un gioco che ho giocato poco in realtà, perché io ho giocato molto di più a Doom 1. Ti ricordi dove quando cominciare? Dove di Revenant? Ti ricordi quando incontri il Revenant per la prima volta? Sì, caghi in mano. Come compare? Sì. No, non mi ricordo come compare. Ti ricordi il livello? Non so se... Il sesto, non mi ricordo il nome, quello che cominci che sei in questa stanza con le pareti metalliche nere con le colonne. Madonna,
Sì, forse mi ricordo l'inizio, però non mi ricordo che il poi resto. entri in questa stanza che praticamente devi fare, devi andare su delle scaline, devi fare il giro di tutta questa piattaforma quadrata per salire in cima. Sì. E come giri l'angolo davanti a questo muro, che però vedi subito che si deve alzare, si alza e se senti il verso del Revenant e ce ne sono due dentro, no uno mi sembra. E senti, wow! È bellissimo perché dopo, dopo che hai giocato a Doom ti rendi conto quando c'è una trappola o no, cioè, questo è un momento in cui sicuramente c'è una trappola. Che poi anche a quel livello mi sembra che a un certo punto ci sono delle colonne che si alzano e dentro c'è il nemico, perché dentro sono vuote. Sì. Sì, quello è un classico. Poi nel nuovo Brutal Doom, il Revenant, nel Brutal Doom 20, praticamente che cosa può succedere? Che il Revenant gli spari, però se gli spari alle gambe, gli distruggi le gambe, però poi strisciano e ti sparano ancora. Dai, che figata. Ah, sì, è vero, sì. È vero, l'avevo visto sta cosa. Ci sono i pinchi, gambe. Oppure che ai pinchi invece gli puoi far saltare un braccio e poi vanno più veloci, ti vanno in berserk, si incazzano di più. Che figata. Credo che potrebbero fare anche un Doom 64 Brutal. È un figata. Bel lavoro. Perché tutti gli sprite nuovi, più complessi, sì, sì. Forse. Però sono più sprite da Brutal quelli del Doom 64. Sono più. Sì, il gioco in generale è molto più dark. Sono più dark. È più Quake, come detto l'altra volta. È un Doom 64 è un Doom risciacquato in Quake, fondamentalmente. Sia come atmosfere che come. Tra i miei sprite preferiti di 64 forse c'è proprio lo Spider. Spider si chiama. Bello. No, a me piacciono i pinky. A me piacciono un sacco i pinky. Sì, è vero, anche. Sono sì. Bellissimi. E gli imp non mi piacciono molto in realtà. Sono meno. Non so, li trovo più anonimi. Poi è bellissimo perché l'altro ieri ho comprato, era in offerta sul sito Humble Bundle c'era Quake 2, che non ho mai giocato Quake 2, io ho giocato sempre Quake 1, ho giocato un po' Quake 3, ma il 2 mai, proprio mai, l'ho proprio saltato, quindi l'ho comprato per questo punto. E poi c'era su Steam, era super mega scontato dai Katana. Tipo costava 80 centesimi, ho comprato dai Katana. Mi faceva troppa pietà. Ma quindi Quake 2 non hai, ma adesso l'hai provato o non ancora? Ah, cioè, ho fatto giusto un giro, cioè 3 secondi di prova gli altri ieri quando l'ho comprato. Quake 2 secondo me, cioè meno io l'ho giocato, ma però non avevo ancora provato il primo l'ho provato dopo, avevo la demo, l'avevo anche finita del primo episodio, molto era bello. Anzi, di Quake 1 ho provato una mod che si chiama Dark Places. Sì. Che rifà tutto in 3D ma in alta definizione. Alcuni sono fatti molto bene, alcuni nemici. Alcuni fanno anche provare. Paura. Quando uccidi i cavalieri lì vicino, vedi proprio dentro l'elmo, è strano. Ah, lo devo provare allora. Devo assolutamente provarlo. Si chiama, si chiama Dark Places. Madonna, perché Quake è una cosa simile a Heretic, cioè nel senso, ho sempre giocato alla versione shareware. La versione totale l'ho giocata recentemente, perché... Poi io so che tu conosci anche Chasm. Chasm the Rift? Madonna, boia. Chasm, sì. Madonna. Si dice Chasm. Chasm si dice? Sì. Sempre detto Chasm io. L'ho cercato. Sì, L'ho anche installato qualche tempo, l'altro giorno, eh. L'ho anche provato a farlo girare su Windows 10. Che è un gioco che a me piaceva un sacco. Sì, no, c'hai una patch con cui lo devi fare andare. Non so se c'è anche su GOG. Certo no, non c'è su GOG, non c'è. Non esiste. Io l'ho trovato su sul sito My Abandonware. Sì, sì, bisogna trovarlo lì perché non si recupera in nessun altro modo. Quello... Su quel sito trovi anche i Silent Hill per PC, perché Konami non se li caga. Infatti, che oltretutto sono delle bellissime versioni di Silent Hill quelli. Chasm... Stai dicendo qualcosa? Sì, vai, scusa. No, ma Chasm, io... Ma cacchio! Sto bastardo. Chasm, anche lì, giocai un sacco la demo e ho recuperato il gioco completo più avanti, solo dopo tempi relativamente più recenti, in realtà, tipo inizio anni 2000.
Non è male, almeno io era carino. Cioè, allora, era una sorta di clone di Doom, di Quake. Fatto dove? In Ucraina? Sì, sì, era una russo, era russo-ucraino, se non mi ricordo. Però era più narrativo di Quake. C'era... Sì, all'inizio ci sono i dialoghi, c'è sì. Dialoghi, ci sono delle scritte. Poi andavi nelle varie epoche storiche, perché iniziavi che eri tipo nel futuro, poi andavi nel Medioevo, nell'Antico Egitto, Medioevo... Sì. Ci sono gli zombie che devi che non puoi ucciderli, devi farli per forza esplodere con lanciagranate, mi sembra. Vabbè, quello anche sennò... Quake. Esatto, sì, ci sono delle ispirazioni. Aspetta, qua mi sono perso. Sai qual è il problema di Chasm? Che tu lo cominci e la primissima porta che devi aprire e vedi che è socchiusa, tu prendi sì. Prima... Tu prima prendi una chiave, una tipo una card e non funziona. Usarla, e no, non funziona qua. Come non funziona qua? Praticamente devi guardare nello spiraglio e sparare al bottone. Me lo ricordo benissimo io, quella cosa. Infatti io quando l'ho preso, a parte che ho preso che ero cosa avevo 8-9 anni, l'ho preso al Media World 10.000 Media World 10.000 lire. Non so dove è finita la scatola di quel gioco. E subito dopo sono andato a vedere i codici perché non riuscivo a capire che cazzo dovevo fare al primo livello. Eh sì, no, sì, infatti, ma anch'io c'era anche nella demo sta cosa. E cioè, devo portarlo a casa qualche volta. Ero lì che cacchio si fa? Come cavolo si fa? Cosa devo fare? Devo fare? A un punto spari per caso, perché io ho sparato per caso e si è aperto. Ma che è? Poi dopo ho capito che avevo sparato al pulsante che lo intravedevi. E beh, era geniale come cosa, dai, una trovata carina. Comunque mi ricordo che mi divertivo a giocarlo. Era carino. Non era Quake 1... Adesso cerco Dark Places, ti dico se esiste ancora. Tra l'altro è carino perché Dark Places le iniziali sono DEP, giusto? Quindi scritta in minuscolo, se le unisci fanno una specie di simbolo di Quake, l'hanno fatto così. Ok, adesso devo trovare la chiave verde, non so più dov'è. Però aspetta, allora io con la chiave gialla sono entrato qua. Quindi la chiave verde è sicuramente da qualche parte qua. Qua di sotto. Non so se posso mettere il... No, non mettere il link, lo dividiamo. No, ma non so neanche se posso. Ah, se ci vuole sta gente. Dai, toglietevi. Oddio. Questa era proprio una trappola. Bella e buona. Ok. Chiave verde qua, dietro i barili. Questo è un gioco che esteticamente mi è sempre piaciuto tantissimo. Poi mi sono trovato anche a sognarlo la notte. Cioè la notte intanto mi è capitato, ma più volte, di sognare alcuni livelli di Heretic. Cioè proprio con questa grafica qui, capito? È una cosa stranissima. Non mi è mai capitato in nessun gioco di sognarlo la notte. Ma invece scusate, magari io me lo sono perso. Stavo facendo Duke Nukem. Non pronuncia, non so se è corretta. Duke Nukem. Ok. Sì. Fighissimo. Allora, io ho sempre avuto... No, vai. Un po'? No, vai. Tranquillo. No, io ho sempre avuto un rapporto di amore odio con Duke Nukem, nel senso che quando è uscito a me non ispirava. Aspetta, qui ci sono sti maledetti codi. Sono caduto. A me non, quando l'ho giocato la prima volta, cioè mi stava un po' sul cavolo il personaggio, cioè a me non mi era mai stato simpatico Duke Nukem. Anche a me, ma a me non sta ancora simpatico. No, ma neanche a me adesso ultimamente, però devo dire che quindi all'epoca un po' ci giocai, però non è che mi aveva preso tantissimo. L'ho giocato anche quello, ma in epoche recenti, perché dopo l'ho preso su Steam, nella edizione quella che c'è adesso su Steam. E devo dire che invece giocandolo tutto è veramente un gioco molto bello, nel senso che ha un game design molto curato
Molto, sono molto belli i livelli, è molto bella l'ambientazione, infatti che era uno dei primi giochi che tentava di creare delle ambientazioni, non dico reali, ma comunque verosimili, no? Perché c'hai l'inizio col cinema porno, poi c'è il ristorante giapponese, Sì. quindi c'hai queste ambientazioni che non sono più così astratte come poteva essere in Doom. Sì, stiamo parlando anche di quanti anni? 8 anni dopo il primo Doom, o No, un po' all'incirca? di meno, perché 96, 98, un po' di quindi meno. 3 anni. Ah, 3 anni. 96-97, anzi 97 mi sa che quei... Che... Rispetto ai Heretic, però, sono un po' di più. No, Heretic del 94. Quindi siamo 2-3 94. anni dopo... Che altro che... Duke è uscito lo stesso anno di Quake. E poi a Duke Nukem ci ha lavorato anche qualcuno che poi ha lavorato anche a Doom. Non mi ricordo se è proprio Coso lo stesso, quello che ha fatto Riot Triad, ma mi sa di sì. Tom Hall. Tom Hall, sì, Tom Hall che è lo... Tom Tom Hall. Sì. Che è Hall... cosa, scusa, dici? Non mi ricordo È quello. se anche Tom Hall ha lavorato a Duke Nukem, però mi sa che ha lavorato anche a Duke Nukem. Tom Hall non è quello che lavorava alla soft disk? Che anche lui lavorava alla soft disk dove ha incontrato Romero e Apogee? Carmack. Sì. No, ma lui ha fondato la ID assieme a loro. Lui è quello Sì. che aveva creato la prima stesura di Doom, che però è stata bocciata da Carmack, dopo i dissapori che si sono fatti tra Hall e Carmack, Hall se ne andò, tornò in Apogee e fece Rise of the Triad. Sì, Tom Hall andava molto d'accordo con Romero perché facevano i loro scherzi stupidi Sì. un po' dark humor, umorismo un po'. Sì, infatti se tu giochi Rise of the Triad ha questo humor nero. Perché è un po', diciamo, un po' cazzone Rise of the Triad. Infatti qualche anno fa, nel 2013, è uscito anche una sorta di remake, non remake, di reboot comunque di Rise of the Triad. Io l'ho giocato, ma non era un granché. Ma Carino, l'ha ma... fatto. Ma chi l'ha fatto? Non lo so, non La mi ricordo, versione. ci devo guardare. Dici che non c'entrano quelli. Non so se sono sempre loro. Devi salire in qualche modo? No. Sì, Che no, poi perché vedo che c'è il libro, quindi probabilmente sali e poi puoi buttarti da sopra per fare il solito Sì. momentum. Sì, no, ma infatti mi sa che devo far così. No, perché devo trovare la chiave gialla. Mi sa che è qua. Adesso mi ricordo. Qui c'è una stanza dove c'è lui. Adesso lo uccidiamo. Comunque, secondo me, Duke Nukem il problema è che ti butta in un contesto che cioè alla fine dei conti, anche perché riesce, cioè lui vuole comunque essere realistico, e siccome vuole essere già più veritiero, considerando Eccolo qua. tutto quello che succede, a me personalmente mi mette abbastanza tristezza. È difficile che riesco a vederlo come qualcosa di divertente, Duke Nukem. Beh, adesso, se tu lo guardi come un FPS tipo questo, tipo un FPS dell'epoca, di quest'epoca qua, quindi semplicemente di game Ma design e basta, senza sì, per storia, esempio, sai, senza cosa. ci sono. No, per esempio, sai, ci sono le tizie che come alien, allora le devi uccidere. Cioè, non so. Vabbè, ma quella è una roba estetica, perché alla fine Ma per me è veramente pesante. Non, cioè, un... faccio lui che fa queste battutine del cazzo. cioè, non Non lo ti piace digerisco. l'umorismo No, no. yankee Sì. esagerato, che poi, vabbè, è una parodia, cioè, fatto apposta così esagerato. Però, cioè, si può stare che uno non gli piaccia, non dico di no. A me non mi è piaciuto per tantissimo tempo, però dico, proprio a livello di game design, come struttura dei livelli e via dicendo, è fatto abbastanza molto bene. Poi, molto carino, molto bello anche Shadow Warrior. Sempre fatto da loro, da 3D Sì, Realms. quello l'ho provato. Sì, io ho provato anche gli ultimi, quelli. Io lì ho giocato al primo reboot, Shadow Warrior il primo, quello del 2000 e... non mi ricordo più quando è, 12, 13, non mi ricordo più. No, più 15, non mi ricordo più di quando è. E mi era piaciuto, anche se però la fa non l'ho finito. Ah, qui si sono aperte queste.
le gabbie. Aspetta, che qua. Che è stato? Chi era? Cos'è stato? Non si sa. È stato un rumore inquietante. Cos'è la figlia? È il figlio. Ma di chi? No, di Paolo. Ah! Non capivo. Mi senti? Sì, 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 ti sento. Abbiamo sentito dei suoni vabbè. Inquietanti. Sì, la mia figlia che... figlia che... vostro peggio. Cosa? Tua figlia? Cosa? Non ho capito. È il mostro... È il cattivo di tutti gli... È un mostro extra di Heretic. È attiva la bimba. Sono le 10 passate. Ecco, vedi che questo stava tirando. Ah, stava facendo qualcosa lui. Stava per sparare. Stava per sparare il suo scheletro, il suo teschietto. Questi posso usare anche la barchettina, tanto. No, aspetta, c'è il monaco qua. No! Sono a corto di munizioni. Ecco, una cosa che ho notato in questo gioco è che nel primo episodio... Le munizioni non dico che sono scarse, però insomma devi stare un pochino attento perché alcune le puoi finire. Negli episodi successivi invece hai una sovrabbondanza di munizioni, cioè quindi è molto difficile che tu finisca i colpi per un'arma negli episodi successivi. Questo succede anche in Doom 2, tra il primo e il secondo livello sei un po' a secco. Aspetta che questo... Ah, c'è il necromante. Sì, è un... io lo chiamo il frate. No! Togliti, maledetto! Togliti! No! No! Non ho salvato. T'ha gabbiato. Non doveva succedere questo. Non doveva assolutamente succedere. Bisogna rifarlo tutto. Tutto il livello? Adesso sì. Sai cosa fare. No, so cosa fare, ma... È lunga. Devo salvare. E adesso metti su Stadia e provo io. Chissà se ci sarà Zandorum su Stadia. Non credo proprio. No, ci saranno. Secondo me ci saranno pochi titoli, proprio quelli di punta. Ci sarà un sacco di robetta. C'è un sacco di giochini di roba indie. E spero di no, perché sarebbe la rovina. Cioè, chi li paga poi? Ecco, non so se avete sentito in ritardo. No, non lo sentite voi. Comunque, a un certo punto c'è. In questo gioco, quando nei livelli capita di sentire ogni volta una campana tipo tong. Quello è un segnale che ti fa. Che ti dà un suggerimento sul fatto che potrebbe esserci un segreto. Cioè tu ti sei avvicinato, o attivato, o comunque sei vicino a un segreto. Ah, c'è un suono. Sì, c'è un suono che ti avverte. Aspetta, io di recente ho giocato un altro gioco. Ah sì, che... Link's Awakening. Anche lì Link's Awakening. E quando prendi... Tutti gli Zelda. Quando prendi un oggetto nei dungeon, quando entri in una stanza, senti un suono particolare quando c'è una chiave. Sì, è un suono che ti avverte che c'è un enigma. Qualcosa da risolvere. Porca boia. Questa cosa che del suono mi sembra che. C'è anche nell'ultimo Doom, puoi prendere un potenziamento che ti ravvisa quando sei vicino a un segreto. Mm,
anche sti imp quanto sono odiosi, e muori. Oh, io ci sono, frattempo. Eccolo. Così resto sveglio. Boh. Dai, muori. Ok. Poi è bellissima questa risata, cioè tu quando prendi un'arma... Quando prende le cose nuove. Quando prendi una... Ma ne ha... no, ma anche un'arma che hai già, quando la prendi, lui fa questa risata. Perché praticamente nel Doom, in un Doom, quando tu prendevi un oggetto, un'arma, il ritrattino, no, del Space Marine faceva un sorriso, no? Tutto un ghigno, tutto così. Per dire adesso sono armato. Qui, no, siccome non c'è, in questa interfaccia non c'è la faccia del protagonista, hanno sopperito con la risata. Cioè tu quando prendi qualcosa... Oddio, chi è? Chi è? Ma tu prendi un'arma, c'è lui che ride, se la ride. Sì, è bellissimo. Che sembra più una risata da nemico. Sì, sì, da villain. Nel frattempo ho anche cambiato le posizioni del server della chat, magari è migliore. Ma... spiegami una cosa, se qualcuno sta guardando dalla chat del divano, sì, e scrive sulla chat del divano, arriva anche qui? O rimane nel, no, nel divano? No, no, no. Ah, dici il canale Twitch? Sì, dovrebbe funzionare così. Penso. Perché sennò dovresti gestire... Faccio anche una cosa, visto che sono stato stupido a non farla fino adesso. Apro un attimo lo streamer, perché qua... La chat qui non si vede niente. Bisogna che la cambi i colori. Sì, è grigia, sì. Non me ne sono accorto adesso. Comunque a te dovrebbe dire... Dovrebbe dire qualcosa tipo... chi ti ospita e con quanti spettatori. Sì, lo dice. Dovrebbe dirmelo. Adesso non lo so. Ne approfitto anche per salvare. Non si sa mai. Bravo, bravo. Ok, intanto si è resettata la chat. No, non ci sono. Per ora non ci sono messaggi nuovi. Ce l'ho davanti. No, si è resettata quella dello stream. Vabbè. Ah, perché ha cambiato le impostazioni dello sfondo? Eh sì, però strano. Non vorrei che invece siano invisibili. Dopo provo a scrivere qualcosa a vedere se compare. Allora, io ho la chiave verde, quindi Acid si è aperto qua su, ok. Sì, funziona. Ok. Allora, qui ho scritto est anziché test, ma funziona. Vabbè, andiamo a est. Sempre verso est. Attenzione alle stanze buie. Ma infatti adesso io uso la torcia. Ah, la torcia. Che fa luce. Semplicemente elimina le ombre. Sì, ma non solo, mi sembra che applica anche un filtro leggero di giallino, no? Sì. Sì, sì. Ma... Che però in originale, pensai che è una roba di Zandorum, però, perché in originale non mi sembra che sia giallo. Cioè che non ci sia questo colorino. Quanto dura la torcia? È un qualche, boh, non so, forse un 1 o 2 minuti, forse. Sono anche abbastanza. È come gli occhiali di Doom, fondamentalmente. Sì. È uguale. Cavolo. Qui abbiamo... aperto le porte, c'è un sacco di nemici che sono saltati fuori chissà da dove. Madonna. Comunque anche qui i nemici hanno tutti un loro suono identificativo. Quando appaiono... Vabbè, quando li senti... Beh sì, quello è fondamentale perché anche se non li vedi capisci... Che ci sono. Caboia. Merda. Infatti devo stare attento. Cavolo, non si vede più qua. Dai. E muori. Chi è? No, si è riempito di nemici qua che è un piacere. Madonna. Ma che difficoltà stai giocando? Normale. Normale. Non deve succedere questo. Però me l'hai salvato. C'è Char che chiede se ci sono i boss. Non proprio. Cioè l'unico vero boss è quello finale.
Perché praticamente alla fine del primo episodio ci sono questi due minotauri giganti che sono praticamente un boss, però in realtà dopo li incontri come nemici normali, andando Davvero avanti. Due ci sono due minotauri? minotauri giganti. Ah. Perché sai che in Brutal Doom 20, versione 20 della campagna che ha fatto Sergeant Mark, Sì. c'è un mini boss che sono due minotauri. Ah, può essere che sia un omaggio a Eretico. Sì. Forse, probabilmente, forse anche lo stesso sprite, probabilmente. Non te lo so dire, se li vedo mi ricordo, sì. Adesso se stasera, non so se stasera ci arriviamo, però adesso vediamo. Queste qua sono del primo episodio comunque. Sì, sono i boss del Ok. primo episodio. E però il vero e proprio boss c'è alla fine. Che è anche abbastanza, ha anche diverse fasi oltretutto, quindi è anche Ah. abbastanza un po' complesso. Aspetta, adesso non esco perché uscendo prima mi sono stato invaso dai nemici. Prima andiamo a vedere dove ci porta questo. Ma lì c'è. Ok. E qui siamo sui bastioni. Vedi com'è complesso sto livello? Perché qui è Sì. un'area sola che tu, pian mano che vai avanti, sblocchi varie cose. Qui siamo sui bastioni di questa cittadella, perché questo negozio, questo livello si chiama cittadella. Porca Bastion. boia, muori! Tu adesso, perlomeno, poco fa stai facendo la Via, stessa via, via. strategia che faccio io a volte, che andare su e giù per le scale per sparare. Aspetta, devo usare. Questo qua si chiama l'artiglio del drago. Morite. Maledetti. Dai, morite, ma quanti siete? Porca. Viene da bestemmiare. Allora. Questi maledetti sono terribili. Aspetta, che sono un po' concentrato su. Ho preso anche la chiave blu. Chiave blu. Ah, ecco. No, 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 Prima, no, no, prima. c'è troppa gente qui. Trovati un angolo e Adesso. salva. Sì, aspetta, prima. Devo. Ho usato il Ho libro. fatto anche lo scatto prima. Che cosa? Uno degli imp ha fatto uno scatto per raggiungerti. Sì, è il loro attacco. Come attacco Ah. hanno anche lo scatto che è molto simile a quello delle anime dannate di Doom. Quando fai attacco. Sono. Sì. Quella Eccolo. litata delle anime dannate. Allora, qui adesso ho Niente. preso la chiave blu. Io salverei. Si sa mai. Adesso ho preso la chiave blu, quindi devo riuscire a trovare. Paolo, ma quindi tu non ho capito, tu l'hai giocato Heretic? Paolo? No, Qui c'è un. non sto giocando. Devo capire perché lì c'era un teletrasporto. Quindi c'è sicuramente un segreto. Però vabbè, lo stesso. Lasciamo stare, va. Chi è? Come ti permetti di attaccarmi alle spalle? Chi è? Chi è? Oh! Mi impediva di passare. Sì, infatti me la sono vista un po' brutta. Adesso infatti mi curo un po'. Credo di avere dei problemi di connessione perché non riesco a collegarmi. Ora ti sentiamo però. Infatti sì. Ho Dicevo, visto che avevi. Oddio. tu Heretic l'hai giocato o no? No, 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 non l'ho giocato, infatti ho risposto, ma no, ho capito che non hai presente. No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. C'è un po' di casino. È bello sto posto Chi con le è? Ma. vetrate.
Io odio avere i nemici alle spalle. È vero che non sopporto. Dai. Ale. Sì, questa è tipo una chiesa. Adesso in questo... In Heretic ci sono parecchi location che ricordano chiese. Giustamente. Infatti anche l'inizio di Hexen, il primo livello di Hexen inizia in una chiesa dove c'è queste vetrate colorate stile queste che però le devi distruggere. È bellissimo. Hexen è veramente molto più... è una sorta... è molto più dark rispetto a Heretic, ma anche di Doom forse. C'ha questa atmosfera molto... molto cupa. Oh. Ok, qui in teoria dovrei aver finito. Oh no! Dove cavolo devo andare? Non si apre la porta. Quindi vuol dire che c'è un... cosa c'è? Un interruttore? Da premere? Ma qua con la chiave gialla non dovevi aprire il... l'altro posto. No, sì, no, ormai l'ho già aperta prima con la chiave gialla. Adesso con la chiave blu ho aperto questa, ma aspetta. Perché non si apre la porta? C'è un qualcosa che devo fare forse. Non mi ricordo. Forse devo tornare indietro. Ma dai. Nel buio stava questo. È pieno di nemici ancora. Fiala. Cristallo. Vabbè. Allora, c'è sicuramente qualcosa che ho tralasciato. Però non capisco cosa. Adesso andiamo di sotto qua. Dai, morite. Quanto vi ci vuole morire? Ok. Ah, ecco, vedi. Qui c'era qualcosa da attivare. Che fosse questo. Allora, sono riuscito nel frattempo a accendere l'Xbox e adesso vi vedo anche oltre. Su Twitch dell'Xbox. Sì, grande. Io cioè, ancora una volta mi stupisco di come si possa pensare di arrivare a avere le console in stile Stadia, perché ragazzi, cioè, qui c'è l'Xbox che per caricare i filmati, cioè, per caricare il video ci vuole 2 vite e mezzo. Il cellulare l'ho dovuto scollegare dalla rete wifi e lavorare in 3G perché sennò non riesco a parlare. Ma sì, ma infatti... questi servizi in Italia, figurati, cioè quando iniziano a essere decenti. Cioè per quello che da noi una roba tipo Stadia, prima che prenda piede, ci vuole un po'. Niente, non si apre, dove cavolo devo andare? Non mi ricordo più, madonna. E dove? Ci sarà sicuramente un... qualcosa che ho tralasciato. Ma se scusa, se quella è la porta blu e la chiave blu dovrebbe aprirsi, no? No, la chiave blu l'ho già usata per entrare qui dentro. Mmm.
E vabbè. Ma non riesci a aprire, non riesci a prendere, ecco. Però mi sa che... Adesso non è che si apra con quello, logicamente, però... Però mi pare che bisognasse fare una roba del genere. Che odio. Non è che c'è qualcosa dietro, dentro, all'interno delle scale, no? Infatti c'è ci sto guardando, ma non c'è nulla. La fluidità del movimento, che è probabilmente dovuta ai PC di nuove generazioni, quanto è, che gap ha rispetto al gioco originale giocato sul... Ma ti dirò, in realtà non tantissimo, non tanto diversa, perché questo era il motore di Doom, era molto scalabile, cioè girava molto bene anche in macchine. Se tu avevi un 486 come avevo io, con 8 MB di RAM, girava tranquillamente, praticamente quasi a questa velocità qui, cioè non aveva troppi rallentamenti, perché era molto ottimizzato molto bene. Cioè ID Carmack era uno che sapeva programmare, e quindi lui ha tirato fuori un motore che era veramente, come posso dire, sì, era ottimizzato al 100%, era fatto veramente bene. E quindi ti dico, adesso io qui adesso mi vedi molto sfrecciare, perché adesso sto usando la corsa automatica, quindi sto andando perennemente in corsa. Sì, sfrecciare perché il video carica, si blocca e poi dopo mi vai a 200 all'ora. No, però sì, cioè adesso mi vedi sfrecciare perché comunque sì, adesso sì. Poi con questo computer adesso la cosa va più veloce, però in originale non era tanto diverso, come fluidità, erano giochi molto fluidi questi. Allora io ho usato questa perché qui c'è un teletrasporto qua che vedo, però devo capire come arrivarci. Fammi vedere. Ah, qua, sicuramente qua. Forse questo teletrasporto è la chiave, ecco. Vediamo. Forse. Sì. Qua ci sono un altro teletrasporto. Tra l'altro pare che i teletrasporti li abbiano rimessi nel nuovo Doom. Cioè, di nuovo intendo Eternal. Ah, qui siamo su un canale. Oh, attenzione, non devo cadere. Maledetti. Questi sono bastardi perché sparano. Hanno sto sparo a 3 triplice. Quello l'ha messo in Brutal Doom 18 per i Cavalieri Infernali. Sì, infatti, che è bastardissimo perché ti rende molto difficile evitare con lo strafe. Quindi devi proprio... di metterti a destra o a sinistra, sì. Rispetto a loro. No! Dai. Muori! Mi ha fatto tornare qua. Vediamo. Cosa fa le ali della sabbia? Le ali della sabbia è praticamente come posso dire, è il bonus che ti fa volare. Ah, e quindi volando non puoi tornare dove eri prima. No. Certo, però voglio rifare il percorso, anche perché nel canale dove ero prima c'era la corrente che ovviamente mi stava spingendo. Allora aspetta, dov'è che era? Ho capito solo adesso che il rubino rosso è il livello della vita. Infatti vado a destra, poi a sinistra c'è il teschio. Passiamo di qua. Aspetta. Dai, c'è ancora gente viva che gira. Basta, morite tutti. Non ne posso più di voi che girate qua su in alto. Vabbè, stai lì. Aspetta, che qua... ecco, è finita la torcia, quindi non mi ricordo neanche più dov'è che dovevo andare. Sotto. Era qui. Aspetta, non era qui? No, qui si sale. Oddio, mi sono perso. Come ero arrivato qua? Non puoi cucciarti, no? No. Così. Infatti. Dico le scale, sì.
prima sei andato a sinistra, se vai a destra, ho sbagliato. Aspetta, fammi vedere dove siamo soprattutto. Allora, siamo qua su in alto, allora fammi vedere qui. C'è niente, ok. Poi quindi adesso voglio usare indietro. Voglio usare il l'acquolino per volare. Ecco, adesso vedi, volo. Quelle stelline lì che si vedevano su quella, su quel pannello, sono quelli, sono il teletrasporto, quello. Sì, sì, quello è un teletrasporto. Però devo capire... Adesso da qua, forse questa è la strada secondaria, devi andare a destra dopo il primo teletrasporto. Perché c'era un altro teletrasporto. Io. No, è uno di qua e uno di là. Allora, sì. Dov'è? Qua, ecco, vedi. Uno ti teletrasporta da una parte, uno dall'altra. Però la cosa brutta è che non ho capito. Sei andato ancora quello di prima? Sì, sì, no, lo so, no, ma okay. Sono stato da tutte e due le parti. Il problema è che non so dov'è che devo andare. Ecco qua. Qui c'è qualcosa. Non so come ho fatto. C'è l'interruttore. Ho fatto volandoci, sono arrivato. Che in teoria non dovevo arrivarci volando, però. Ah, qui c'è solo un'arma, però vedo. No. No, non so, non credo sia stato drago. Quello. Usa i codici, dai. Che non mi ricordo neanche quali sono, però. No, poi non basta il codice, perché comunque le chiavi io ce l'ho già tutte. È che bisogna proprio attivare qualcosa. Però mi sembra strano, perché io mi ricordo che... Cioè, non mi ricordavo che fosse così. Cioè che... Ma come si fa? Perché non si attiva? Allora, non credo ci sia un interruttore sparso nel livello. Adesso sicuramente qua dentro. Tu lo sai che praticamente in Heretic hanno messo gli stessi codici di Doom, ma che fanno la cosa inversa. Sì, se tu digiti gli stessi codici di Doom ti dà... Se fai il tipo l'immortalità di DQD, ti dico muore, decapitato. sì, l'hanno fatto apposta per... È bellissimo. Se metti quello, ID KFA era il codice per avere tutte le chiavi e le armi, se tu lo metti ti trovi senza niente. Ti tiri a pietre. Dei bastardi, sì, infatti. Oh, ma io qua non mi ricordo più... Non mi ricordo cosa devo fare per aprire sta porta. Perché non si apre? Cosa devo fare? Più di così. Cioè, mi sembra strano, perché non me... Cioè, ho rigiocato anche di recente sto gioco. Questa roba non mi era successa. Che non mi sembra... Ah, vaffanculo. Cos'è? Cosa? Era lì. Era lì. Andate a quel paese, voi e i vostri interruttori. Scemi. Ho girato 2 ore come un cretino per il livello, senza una meta. Qui c'è ancora niente, no. Basta. Madonna mia, 104 nemici. Hai capito? Ne ho uccisi 110, 101 io. Come la carica? 4 segreti e ne ho scoperto solo uno. Pensa a te, ho giocato per 2 ore. È bello che leggi Now Entering la cattedrale. Now Entering la cattedrale. Dissonanza proprio. Poi no, io non ho ancora capito chi è che ha fatto sta traduzione, perché c'è. Cioè, nel senso che non c'è mai stata sta traduzione in italiano in questi giochi. Forse dentro Zandronum. Boh. Sì, ma qualcuno l'ha fatta. Chi l'ha fatta? Che Hobbit. Non credo. Non credo proprio. Che Hobbit che salutiamo. Stai bevendo la birra? Sì, perché? Che odio, come guarda, come ti invidio. Perché? Vedi? Se a ste non puoi? Non puoi bere? No, io con il mio lavoro non posso. Ah, no, è vero. Ho dovuto saltare la birra. Vabbè, venerdì sera, io me la concedo. Domani sera mi rifarò. La cosa è che adesso sto per iniziare un lavoro per il quale dovrò lavorare tutti i weekend, quindi sia sabato che domenica, quindi... Addio.
Addio weekend. C'è tutta la settimana. Ho capito, però... Ti occupi se posso... Adesso dovrò iniziare un lavoro, oltretutto dovrò vendere... fare il promoter per computer da gaming. Ah. E nel frattempo magari ti danno qualcosa, nel senso di... non credo. Magari. Presso quali negozi? Sarà un centro commerciale qui della mia città. Adesso non vi posso dire... Ho lavorato in MediaWorld per 15 anni, quindi... Io in MediaWorld ci ho lavorato l'anno scorso, facevo il promoter per le stampanti. Quindi ho girato un paio di MediaWorld... Epson. Ah, okay. Però giravo tutti i MediaWorld dell'Emilia Romagna, li ho girati tutti. Perché andavo in giro. Adesso, questa volta invece sono in uno solo, che non è un MediaWorld, è un Unieuro. E dovrò lavorare per una ditta del quale non vi posso dire... Ancora. Certo. La cosa vale anche per me. No, ma in realtà io potrei benissimo anche dirlo, perché non è che... Quanti segreti, ragazzi, troppi segreti. Non è un segreto, in realtà. No, comunque, di marche che fanno computer da gaming ce ne sono due, quindi figurati, non è che... Quindi. O è una o l'altra, quindi... Più adesso sei una specie di tempio. No, è una cattedrale. Insomma, una cattedrale nera, insomma, sì. Non sono cose che vedi solitamente la domenica. Poi un altro. È la cattedrale di Aku, questa. Di solito quando vai in chiesa non trovi neanche i pipistrelli e i cavalieri che ti attaccano. È troppo luminosa per essere una... A proposito di chiesa, Tiziano ha chiesto se parlavamo di Grezzo 2. Se non mi bannano, potrei anche giocarci. Perché mi ricordo. Mi ricordo che c'erano dei amici preti che c'erano Gesù, Gesù, che ti lanciavano. Grezzo 2 è una roba allucinante. Cioè, sono tante di quelle cose. Che... Il boss finale Gesù Bambino, che è difficilissimo. Praticamente è un ballettello, una cosa assurda. Sì, no, ma è una roba allucinante. Poi di suo io poi ho anche... No, Grezzo 2 non ce l'ho. Però Super Botte Bamba 2 Turbo. Super Botte Bamba 2 Turbo. Fa molto ridere, però è un picchiaduro che giochi tipo una serata con gli amici e poi basta. Cioè, nel senso che è talmente rotto che... Poi è ovviamente senza ritegno. Allora vediamo, qui ho attivato una cosa che... Quale devo correre, se non ricordo male, perché questo... Ma quanti ce ne sono i nemici qua? Madonna. Che senso? Tanti. Cioè, come numero o come tipologie? Sì, come numero. Ah, tantissime. Poi andando avanti ce ne sono sempre di più. Nei livelli più avanzati ti trovi delle orde di nemici che fa spavento. Allora, tutto ciò solo per prendermi una balestra, no? Ci sarà qualcos'altro. Invece no, c'è solo sempre la così. C'è solo tutti gli sforzi. Pensavo una chiave, qualcosa, invece no. Allora, vediamo un po'. Qui ci vuole una chiave verde. Qui boh. Dove cacchio? Sono tornati nel momento in cui non si sa dove andare. Vediamo. Allora, qui questo, mi ricordo che questo si apre alla fine. Cioè, tu giri per mille cose e poi questo si apre tipo alla fine. E quindi adesso non si apre. Devo fare qualche cos'altro. Torniamo indietro un attimo. Perché... Ah, ma la chiave... La porta blu l'ho aperta, no? La porta blu, la porta gialla non l'ho... Ah no, era quella che ho aperto adesso. Ok. Però qui non si va. Ma mi sa che c'era... Ah, ecco. Non l'avevo visto. Ehi, che vuoi tu? Lo scudo.
Lo zaino. Chi è? Oh, dai. Salvo, perché non si sa mai. Che violenza. Infatti è una situazione sì, come Doom, sì. Le colonne sono cave dentro i nemici. Che è una roba che non ha molto senso. Cioè, il nemico cosa fa? Sta lì, aspetta, sta lì fermo dentro una colonna finché non arrivi tu. Beh, tanto è il loro scopo. Sì, ma una cosa che aveva senso in quest'epoca qui, dopo oggi come oggi, dove invece devi giustificare tutto, cioè tutto quello che è nel gioco deve avere una logica, una... C'è anche il bello di questi giochi qua adesso, che sono non ci deve essere una dissonanza ludonarrativa. Qui invece la dissonanza ludonarrativa non so neanche cosa fosse, cioè... c'era semplicemente il design, cioè tu avevi un livello che l'ha fatto così, non è che devi giustificare il fatto che uno, che un nemico stesse dentro una roba, ecco. Qui mi ricordo che una vetrata era finta. No, attenzione. No, ce la dovrei fare. Vale. Quest'arma è abbastanza praticamente ignorante. È il mitra. Sì, è il Gatling. Ma poi dopo, andando avanti, sono... c'è il corrispettivo del fucile impulsi. Che poi comunque, secondo me, andavano a calcare le armi di Doom, perché erano molto bilanciate, quindi se volevi farne un altro... No, ma Doom sì, ma Doom era uno standard, cioè tutti imitavano, sì. Doom, e quindi le armi di Doom erano imitate da tutti, un po' perché erano molto ben bilanciate, un po' perché bisognava mettere quelle lì, cioè tu non potevi fare uno sparatutto dove non avevi armi simili a Doom, cioè. Ci doveva essere la pistola, lo shotgun, la mitragliatrice, quelle ci dovevano esserci. Lanciarazzi, poi la pistola più forte, ci doveva essere tutte queste cose qui. Poi oggi come oggi hai tutte armi uguali, perché tutti gli sparatutto molto realistici che oggi devono essere tutte armi, bene o male, tutte simili tra di loro. Aspetta un attimo, devo ricordarmi qua cosa devo fare, perché qua... Ah, è vero, qua c'è questa porta segreta qui, che in realtà non è segreta, cioè è fondamentale per andare avanti, quindi tu devi capirlo. Quando vai qui si apre un passaggio di sotto. So che voi lo state vedendo in... Stavo guardando che è forte come la... cioè è ben fatto lo schizzo di sangue sul... le pareti, anche nelle fatte di profondità lì prima, c'erano le scale, avevi lo schizzo di sangue sulla scala e sulla parete ancora più in fondo. Sì, però mi sa che questa è più una roba di Zandorum, non mi sa che sì, nell'originale non c'era questa cosa qui. Forse sì. Gli schizzi di sangue nell'originale non c'erano. Ah, è un'aggiunta che ha... Che ha fatto fin troppo bene. Sì, no, purtroppo sì, cioè, in realtà giocando così ti perdi un po' quella che era l'originalità del gioco. E in anch'io... Per tenerla... perché tu Zandorum quando lo fai partire puoi decidere se fare rendering OpenGL o software. Se fai software dovrebbe essere più fedele. Ah, più fedele, ok. Sì. No, perché effettivamente io mi sono reso conto che non mi ricordo com'è l'aspetto originale di Doom, Heretic. Perché giocandoci con Zandorum, cioè tutte, ad esempio questo effetto luce della frecce, che fanno sta luce verde che illuminano, nell'originale non c'è assolutamente. Questa è un'aggiunta che hanno fatto con questo motore qui. Nell'originale non c'era tutta questa illuminazione. Forse anche magari gli effetti del teschio che ti viene incontro infuocato. Sì, anche sì, quei bagliori lì non ci sono. Dei bagliori, le luci non ci sono, infatti. Cioè. Cos'è un uovo? Ah sì. Sì, un uovo, è l'uovo della metamorfosi, praticamente. Questo è molto carino, adesso provo a usarlo. Provo a usarlo su un nemico, vi faccio vedere cosa fa. Entra una gallina? Sì! Come facevi a saperlo? È vero, vedi? Hai visto che è diventata una gallina? Perché perché ho pensato, si dice, è nato prima un uomo o una gallina, allora ho fatto... Vedi? Due, ho pensato... È vero!
Adesso sì. No, che poi mi attacca anche sto. Ma adesso sì. L'ho dovuto uccidere perché mi faceva anche. Del danno. Ma adesso davvero ti fa danno? Sì, sì, poco, ma. Ma adesso se gli spari. Se gli spari praticamente ne arrivano altri come in Zelda. No, 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 non è così. Una gallina posseduta. La cosa carina è che adesso io in questo periodo sto giocando a un FPS roguelike, di cui ho fatto anche un video, si chiama Immortal Redneck. Ah sì. Che mi piace, sta piacendo tantissimo, mi piace un sacco, l'ho finito, lo sto rigiocando, insomma dai, roguelite, quindi lo giochi e rigiochi. E c'è una, diciamo, uno dei perk che tu prendi man mano che giochi è proprio questo, cioè che a random lui ti trasforma un nemico in una gallina. È praticamente una gallina molto simile a questa qui di Heretic. Io credo sia una citazione. Probabile. Ah, ecco. Allora, a parte che, vabbè, anche lì c'è un... C'era anche in Skyrim una roba del genere. Non so se avete... Sicuramente avrete giocato Skyrim. Sì, sì, sì. Non molto, però sì. C'era un bastone di un Daedra che aveva effetti collaterali... cioè, tipo ti poteva togliere tutta la vita se lo usavi, o poteva creare, non so, trasformare gente in cavalli, in galline, in cose di questo tipo. Sì, non mi ricordo di quale Daedra fosse, però c'era un bastone che ti permetteva di avere questo potere. Effetti random. Vabbè, ma sì. Skyrim sono un po'. Cioè, gli Elder Scrolls sono dei giochi un po'. Cioè, sempre un amore odio per i giochi degli Elder Scrolls. Che sono. Da questo punto di vista mi divertono. Però sono anche un po' buttati. Però sono, sì, sono. Molto approssimativi per molte. Sì. Per molte cose. Cioè, per esempio, il fatto che. È simpatico, Però il fatto che puoi. Insomma. Ingannare i negozianti mettendogli il secchio in testa non vuol dire una mazza. Fantastico. Cioè, fa ridere, però. Però a livello di meccanica fa ridere. Cioè, è fatto proprio per YouTube, perché come meccanica è una cazzata enorme che la gente si fa mettere i secchi in testa. Non vuol dire niente. Io cioè, alla fine. Gli Elder Scrolls sono una sorta di RPG per io lo sempre chiamo di RPG per turisti, cioè sono RPG molto semplici, cioè molto è per chi vuole un'esperienza molto facile, veloce, cioè veloce, un'esperienza molto facile dove tu poi sei libero di esplorare tutto in tranquillità e fare un po' quel cavolo che vuoi, cioè darti tutta questa super mega libertà. Però dal punto di vista del gioco, dal punto di vista ruolistico, sono molto approssimativi, insomma. Cioè, poi... A me... Li ho giocato... No, sì, scusa. No. Vabbè, ma io poi... Mi ricordo quando è uscito Fallout 3. Fallout 3 l'ho giocato... Mi è piaciuto tantissimo all'inizio, dicevo, ma che figata, avevo un'ambientazione, mi piaceva il fatto di avere un RPG con un mondo open world con quell'ambientazione lì, tutto post-apocalittico, mi piaceva un sacco. Non dispiaceva neanche le quest, le storie, meno male. Poi dopo è uscito New Vegas e niente, dopo aver giocato New Vegas, cioè Fallout 3 mi sembra una roba, una merda, cioè una cosa ingiocabile secondo me. No, perché... Cioè, anch'io l'odio abbastanza. Ma per esempio, adesso poi ti dico questa cosa velocissima. Per esempio, c'è sto tizio qua che per strada dice: ah, per favore, dammi l'acqua pura, no? Sì. Cosa succede? Se tu hai l'acqua pura, ti dà il carnevale positivo, che vabbè, è molto didascalico. Ma a parte questo, il fatto è che hanno messo sta roba, hanno scritto questo, insomma, questa cosa che puoi fare. Ma l'hanno scritta malissimo, perché se io dovessi, per esempio, per un posto ho studiato programmazione, no? Sì. E mi è tornato in mente quella roba lì. Ho detto, ma se io avessi scritto quella roba, il fatto di che ti dava il karma che se gli davi l'acqua era il primissimo passo, quello che scrivi sulla lavagnetta e poi ci lavori e fai di meglio. Cioè, perché il fatto che tu continui a dargli l'acqua
e l'unica cosa che succede è che praticamente questo tizio è un, questo barbone, che cos'è? È un distributore di karma, perché tu vai lì, gli dai la roba, lui ti dà 20. La cosa intelligente quale sarebbe stata? Che se gliene davi, che ne so, 5, a un certo punto diceva, ah, grazie, ho dato 5, adesso potrò, che ne so, fare, continuare il mio viaggio, andava via, e magari ti dava qualcosa in più, che ne so, un oggetto. Oppure se gli dai l'acqua sporca si incazzava, capito? C'è un minimo di diramazione, ma far diventare la gente dei distributori di roba si capisce tutto, cioè, voglio dire. È molto, un po' troppo semplice, secondo me. No, poi c'era anche tutto un fatto di cosa, cioè, io ho visto un video di uno che aveva spiegato anche questa cosa, che effettivamente a pensarci è anche abbastanza semplice, cioè Fallout 3 tu esci dal Vault, no? A parte che hai una mappa che è gigantesca, però completamente vuota e piena di robe tutte uguali, fondamentalmente. Ci sono pochissimi insediamenti. La prima città che trovi è questa Megaton, che è una città costruita attorno a una bomba atomica inesplosa. Che, se tu ci pensi, è la cosa più cretina che un essere umano possa fare. Cioè, tu hai una bomba, no, tu hai una bomba nucleare inesplosa. E cosa fai? Ci costruisci una città attorno. Ma perché? E infatti dopo perché poi, se vuoi, lo puoi far esplodere. È tutto a servizio della scrittura. Tutto a servizio del fatto che a un certo punto tu puoi decidere se farla esplodere oppure no, disinnescarla o attivarla. Sì, ma è una cosa stupidissima. Poi anche l'altra città che trovi è questa città che è sopra una nave. Cioè, questi qua hanno costruito la città più grande che hanno sopra una nave che galleggia su un mare di acqua radioattiva. Che anche questa non è una delle cose più cretine che un sopravvissuto in una cosa post-apocalittica può fare. Cioè, perché ti devi andare a mettere, a costruire una città circondata da acqua radioattiva? Cioè, che aumenta ancora di più la possibilità di morire, cioè. Ma poi c'è anche il fatto che... Era più grossi. No, ma poi c'è anche il fatto che tu entri in questo ambiente. Sono passati quanti anni sono passati da quando è successo? Qualche centinaio, adesso non mi ricordo. Tu esci e cosa c'è? Un cazzo, è tutto bruciato, però ci sono le mucche, però la gente sopravvive. Ma come? Che cosa si mangia? Che cosa si mangiano questi? Cosa si mangiano? Infatti, cioè, questo qui faceva il video, faceva... Cosa hanno fatto soprattutto in 100 anni? Ma infatti, questo che faceva... scusate, mi fermo un attimo perché questa cosa è interessante. Non piove mai, in Fallout 3 non piove mai. Vabbè, sì. Non no, vabbè, mai. Ma questo qui faceva il paragone tra Fallout 3 e New Vegas. Diceva, in Fallout 3 cosa mangiano le persone che vivono nelle città di Fallout 3? Perché dove trovano il cibo? Ciao Rungetto! Ehi! Ma perché un nome così simile al mio cognome? La cosa mi turba. Mi devi spiegare questa... Comunque, cosa dell'acqua, dare infinita è un bug. Ah, vedi? È un bug. Quello te l'hanno detto dopo. No, è un bug, scusate, cazzo, che non sei capace. Ti sono dimenticati. No, vabbè, ma stavo dicendo, praticamente lui si chiede, ma cosa mangiano questi della zona di questi sopravvissuti? Non hanno, cioè, dov'è che traggono il cibo? Se tu giochi a New Vegas, tutti stabilimenti, tutte le zone, tutti gli insediamenti che vedi hanno un allevamento o dei campi coltivati. Se tu vai attorno alle città di solito trovi sempre dei campi coltivati o degli allevamenti di braminidi, di quelle mucche con due teste. Cosa che in Fallout 3 non c'è. Cioè, gli Obsidian, che loro sanno come costruire un'ambientazione credibile, hanno praticamente fatto questa cosa qui. Cioè, ti fanno vedere che ci sono le piantagioni, sistemi di irrigazione, cose di questo genere. Cioè, insomma, è più, molto più credibile l'ambientazione rispetto a quella che è Fallout 3. Comunque è un caso, perché ha questo Rungetto, ha questo nome da anni. Sì, è un caso. Sì. No, ma scherzavo, anzi, grazie per esserti unito. No, ma infatti mi sì, ricordo... Infatti... Allora, cioè, in Fallout 3 comunque un paio di cose le hanno insertate. Per esempio, ci sono delle
degli antefatti di alcune volte che sono anche interessanti. Mi ricordo... ma è molto bello, cioè carino. Poi c'è alcune cose sono belle, c'è la parte nella realtà virtuale, sai, quando trovi quel volt. Sì, e poi c'è anche il volt dove hanno fatto l'esperimento, che sono diventati tutti pazzi. Tutti dei cloni. Sì, che poi il gas comincia a fare effetto anche su di te. No, adesso non è che sia completamente brutto, capito? Però diciamo che non è ben rifinito. Anche sta cosa di avere le due fazioni, una buona e l'altra cattiva. Vabbè, sì, questo è proprio super adolescenziale. Che a me piace tantissimo il fatto che in New Vegas tu ritrovi gli, come si chiama, la confraterna o la confraterna dell'acciaio, che sono quelli buoni di Fallout 3. Che però a New Vegas sono dei completi coglioni. Cioè sono dei militari. Sì, no, beh, la cosa bella anche di New Vegas è che non hai fazioni buone al 100% e cattive al 100%, cioè sono tutte mischiate, capito? Giustamente, sì. E il fatto di aiutarne una piuttosto che un'altra ti dà dei vantaggi e degli svantaggi. Sì, è una cosa molto intelligente da fare. A volte purtroppo scrivono in sti modi proprio fatti apposta per chi non ha tempo, che gioca tanto per fare. Senti, questi sono buoni, questi sono cattivissimi. Vedi tu cosa vuoi fare. Sì, c'è il karma buono, il karma cattivo. C'era un jet. Che poi quando giochi sono pochissime le persone che alla fine si comportano male in questi videogiochi. Cioè, quando hai la possibilità di scegliere, di solito tutti scelgono sempre la parte buona. Cioè, un po' che fanno i cattivi. Ma poi alla fine di Fallout 3 c'è l'ogre che resiste alle radiazioni. E dice, vabbè, qualcuno si deve sacrificare. Tu, protagonista, così dopo vediamo la scena. Dai, vai tu dalla camera, ma che cazzo? Aspetta che Rungetto ha scritto. Sì. Riuscite a leggere che io sto... Ah, Rungetto ha scritto, i nuovi Fallout e Elder Scrolls di Bethesda sono intercambiabili. Purtroppo Bethesda non sa scrivere i giochi, secondo me. Sì. I modelli dei PG sono orribili. Tra l'altro, sempre per modelli, sì, le animazioni, per esempio, quando spari col fucile... Cioè, se tu spari così con il fucile ti rompi i polsi per l'istante, come metti le braccia. Cioè, è un'animazione poco naturale, poco realistica. E scrive anche, i modelli dei PG sono orribili, si salva la geografia, sì, della mappa, almeno in Skyrim, in Oblivion faceva schifo. Sì. Non so se ricordate i portali, Fallout 76 è un esempio di come Bethesda lavora. No, infatti, no, ma adesso io non è che voglio male a Bethesda, cioè non è che sono un hater di Bethesda, anzi, io come dicevo prima, gli Elder Scrolls ci ho giocato e mi sono anche divertito, anche Fallout 3 mi sono divertito quando ci ho giocato, quindi alla fine non è che siano dei giochi completamente orrendi, però non sta lì la qualità, ecco, capito? Cioè, io se voglio un RPG di qualità non è sicuramente un Elder Scroll o un gioco di Bethesda, almeno questo è quello che penso io, insomma. Vabbè, non so se hai provato il 4, io l'ho preso a poco. Ce l'ho ancora? Non l'ho dato indietro. Madonna. Forse sì, forse è l'unico gioco che ho ridato indietro. Che è il PS4. Fallout 3. No, perché Fallout 4, quando cominci che esci, trovi sta gente, dice, cosa dobbiamo costruire un accampamento. Come facciamo? Tu che sei uscito da 20 minuti, dici cosa dobbiamo fare, cosa? No, sì, ma questa cosa che... Sì, che tu sei uno che viaggia, no? E poi tutti quelli che incontri... Ah, ma tu mi sembri una persona affidabile, ti do questa missione importantissima. Cioè, questo è un escamotage... Beh, questo c'è anche in Fallout New Vegas, eh. C'è un escamotage che però ormai ha rotto, cioè nel senso, basta. Cioè, trovate qualcosa, cioè, qualcosa di nuovo, di più credibile per far sì che ti diano le quest, cioè non... io sinceramente, a me onestamente i giochi post apocalittici non ti piacciono. No, ho provato a prendere New Vegas, ma non faceva per me, no? Le ambientazioni proprio non mi piacciono, sono più per cose in stile medievale, quindi Skyrim fantasy. Piuttosto che no, fantasy. E però devo dire che effettivamente sì, Skyrim l'ho spulpato quando è uscito. Poi ho questa cosa che di primo impatto li abbandono i giochi e poi dopo magari qualche mese, ma anche 6-7 mesi, li riprendo e li finisco e poi dopo resto un vuoto incolmabile, no? Però effettivamente adesso a distanza di tempo mi rendo conto quanto fosse piatto anche Skyrim, non è che...
Anche The Witcher 3 è mollato, quello l'hai tenuto? No, allora in realtà quello non ce l'ho più perché ho regalato la PlayStation a mio fratello, perché lui era senza console e voleva acquistarsi una console, e gli ho detto: è inutile che ti spendi i soldi adesso per una console vecchia, che comunque tra qualche mese si spera andrà a essere sostituita, no, dalle next gen. Ho la PlayStation, io ho la One e la Switch, tengo la One e la Switch, e purtroppo The Witcher ce l'avevo su PS4. Però c'è da dire una cosa, che in realtà comprare una console a fine ciclo vitale, cioè quando sta per finire, quando sta per uscire una nuova generazione di console, di solito è uno degli affari migliori, perché nel momento in cui tu trovi un sacco di è una console che ha un sacco di giochi e li trovi a prezzi anche abbastanza bassi. In realtà no, è una scelta, cioè se uno si accontenta del fatto di non aver per forza la novità, è una delle scelte tattiche migliori. Sempre stata. Sì, quello sì, però tieni conto che stiamo parlando di una persona che gioca a FIFA e a Lego Batman, a Lego Movie, a Lego, cioè con i bambini, quindi non è che. Vabbè, maggior ragione, tanto. sì, beh, se vuole il FIFA nuovo. Ho perso The Witcher. Comunque con The Witcher ho fatto la stessa cosa, eh. Io l'avevo abbandonato, addirittura l'ho abbandonato per un anno The Witcher. L'ho acquistato ovviamente, me l'ha regalato mia moglie il Natale in cui è uscito, l'anno in cui è uscito Natale. E l'ho abbandonato. Mi sembra che è uscito a maggio The Witcher. Sì, te me l'aveva regalato a Natale e io l'ho abbandonato lì per un anno intero, e poi dopo l'ho preso in mano e l'ho finito tutto un fiato e sono orfano di The Witcher. C'era un getto che dice di Bethesda non sopporto la loro arroganza. Ricordo Skyrim su PS3, dove più andavi avanti più il save diventava grande. Fino a quando il gioco diventava ingiocabile, bug mai patchato, però sì, Bethesda ha fatto uscire tutti i DLC, nonostante sia ad oggi un workaround per quel bug. Shion, sai chi ha finito platinando Skyrim su PS3? Chi? Elspeth, l'attrice che ha doppiato Everone. Ah, grande, grandissimo. L'ha platinato. Brava. Vai, Ether One è un gioco che a me è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto. L'ho adorato. Io l'avevo detto un paio di anni fa, che avevo conosciuto quello che ho doppiato. Per caso proprio, ho cominciato a parlare. Io comunque doppio. Ho fatto Ether One. Cosa? La dottoressa faceva. Lei fa la dottoressa, fa anche Jean. Lei fa più voci. Lei fa la protagonista, la dottoressa. Tutte. Sono tre personaggi, sì. Sono sempre sono due personaggi. Sì, sono due, sì. Bellissimo. Ma comunque. La colonna sonora di Skyrim mi era piaciuto tantissimo. No. Quello devo dire la verità. Sono pochi brani, però. Sai cosa il problema? Un altro problema dei giochi Bethesda è che sono molto didascalici con la colonna sonora. A parte il combattimento, a parte la musichina del cazzo del combattimento. Scusa? Non ho capito, scusa. No, era la canzoncina di Skyrim. Lungetto ha detto amo Morrowind, ma quello hanno fatto dopo. Riciclone. Cioè, Morrowind è un gioco bellissimo. Io non ricordo come un gioco. Quando l'ho giocato la prima volta era veramente da bocca aperta. Quello è stato veramente il gioco più bello che abbiamo fatto. Ero in contatto con Yoae, che ha fatto la mod Morrowind Overhaul. Ah, bello. L'ho provato. I follower della saga, i fan della saga lo reputano il migliore del scroll, no? No, ma secondo me lo è. Anche secondo me lo è. Cioè, più che ero in contatto, abbiamo proprio lavorato. Lui era dentro anche per il gioco per non vedenti Inquisitor's Arbit. Lui era il nostro ninja coder. E adesso lavora sempre con Inquisitor, con i Rising Pixel. Sono alle Canarie. Pensa a te. Infatti volevo andare a trovare magari quest'estate tutti quanti. Infatti non sapevo che fine avessero fatto, non li ho visti. Sono le Canarie, hanno portato la società alle Canarie. Sì, perché in Italia apri le società così. Praticamente mi hanno detto che andavano alla Camera di Commercio, cosa fate? Facciamo web? Andavano, questo anni fa, e magari adesso le cose sono migliorate, spero. Però all'epoca andavano lì e praticamente la loro categoria era...
tra una roba che non ricordo e gli estintori, una roba del genere. Estintori. Tanto per farti capire quanto era pronta l'Italia a cogliere questo tipo di società. Ah beh sì, ma figurati, burocraticamente siamo all'età della pietra. No, ma comunque... No, ma Morrowind, l'overall, l'ho anche provata comunque, quella... Scusa, Ruggetto dice anche... What Remains of Edith Finch. Quello l'ho preso a prezzo pieno su GOG l'anno scorso, perché meritava. È molto bello, sì. Lo dico con molto, diciamo, in maniera molto vaga, perché non l'ho ancora giocato. Edith Finch ha una parte... uno scenario che potrebbe essere che è molto è geniale, proprio riesce a farti ti fa capire, diciamo, uno stato, ti narra uno stato d'animo, però al tempo stesso te lo rende anche come meccanica ed è geniale, è veramente fatto bene. Edith Finch questo? Sì, io l'avevo iniziato e invece poi l'ho lasciato lì, ma non perché non mi stesse piacendo, perché dopo ho giocato ad altro, dopo l'ho lasciato lì, dovrei riprenderlo. Sai che in Edith Finch in casa ci sono i libri, c'è anche il Necronomicon. Bene. Probabilmente è per ridere, perché non avrebbe senso, però tra i tre libri c'è anche il Necronomicon. No, ma poi mi ricordo... cosa stavo dicendo? No beh sì, beh, poi coso, What Remains of l'altro? No, Ethan Carter, no, The Vanishing of... quello l'ho giocato, è carino. No, Edith Finch, no scusami, io mi sto confondendo. Allora, Edith Finch non l'ho mai giocato, ce l'ho, ma non l'ho mai giocato. Dicevo The Vanishing of Ethan Carter, stavo dicendo, che sì. Non c'entrava un cavolo. Molto bello anche quello, io l'ho giocato alla versione Redux, che ha dei panorami... Facevo foto ogni 2 secondi. Infatti adesso lo dovrei riprendere. È quello che avevo iniziato e lasciato lì, non What Remains of Edith Finch. E quello è già più impegnativo, secondo me. Invece no, What Remains of Edith Finch è molto più scorrevole. Non dura tanto. No, ma tornando a Morrowind, io l'ho provata la overall, era una bellissima mod che ridisegnava tutta la grafica, veramente bella. Cioè, non dico che diventava quasi un gioco attuale, no, perché però comunque lo faccia diventare visivamente molto più bello. Paolo, tu scusa, prima stavi dicendo qualcosa? No, stavo parlando della colonna sonora di Skyrim. Dillo. No, e mi era piaciuto molto il discorso della lingua draconica, no? Che hanno utilizzato per fare la... Il coro. Sì, esatto. Mi era piaciuto tantissimo. Quella cosa lì mi era piaciuta tantissimo, veramente tanto. Comunque è un gioco veramente piatto, adesso a distanza di anni. Poi tra le altre cose lo giocai su 360 e l'ho ricomprato su PlayStation 4, ma è rimasto sigillato, chiuso nella sua confezione fino al giorno in cui ho deciso di darlo dentro, perché non mi stuzzicava neanche più l'idea di rimetterlo dentro e di provarci. Cosa invece che farò sicuramente con The Witcher, perché The Witcher pensa che è troppo grande. Pensa che The Witcher 3, io ho finito il 2 neanche il giorno prima, perché era già dopo mezzanotte, il giorno stesso che usciva il terzo. No, l'ho finito, no. Il giorno dopo sono andato a prenderlo. Ho comprato su Steam a 4,99 il primo, che però è una via di mezzo tra un'avventura punta e clicca, cioè dipende da come lo vuoi giocarlo, puoi giocare come in visuale isometrica e quindi ti c'è anche la visuale isometrica nel primo. Sì, sì, no, il primo lo puoi guardare dall'alto, sì. Sì, sì, sì. Ma è conto che lui lo puoi giocare in 3D, le camere dietro le spalle in terza persona, però non lo so, una volta giocato il terzo ti manca sempre qualcosa. No, beh, se lo giochi adesso, dopo aver giocato il terzo, cioè... è iniziato molto male. Del primo è carino, però, che avevi i tre stili di spada e che dovevi scambiare a seconda del nemico. Sì. Quello era carino. Vabbè, il primo, io conta che l'unico gioco di The Witcher che ho giocato è il primo, io. Ancora non ho giocato né il 2, che ce l'ho, comprato quando è uscito, ma non ho mai giocato. Vale. E il 3 ancora non ce l'ho. Il 3 lo prendi, cioè, ogni tanto c'è la GOTY. Tra l'altro a me la GOTY l'hanno regalata su GOG, perché ho preso il gioco e tutte le espansioni, quindi quando uscite la GOTY me l'hanno aggiunta alla libreria in automatico.
No, ma infatti... Se vuoi sul... riesci a trovare la bellezza di 39 euro usata, la versione normale, neanche la GOTY. Su GOG, su GOG lo sì, scontano infatti. Sempre. Sì, ma su GOG perché praticamente è in casa Project. Loro. Ma infatti, il problema non è tanto comprarlo, il problema è avere il tempo di giocarci. Sì, no, perché se cominci. Infatti, io per come sono messo adesso, non so se riuscirei ancora a mettermi lì. Probabilmente sì, perché è un gioco molto affascinante. Aspetta, che Rungetto sta scrivendo. Però già per Cyberpunk non lo so, bisogna vedere se riesco a rimettermi su un open world, perché mi hanno un po' spezzato. Sì, anche a me. Poi gli open world mi hanno un po'. Cioè, ho sempre meno tempo di giocare, quindi gli open world un po' mi portano via troppo tempo. Rungetto dice di Sekiro. Scusami, per Neo Geo dice che ha finito da poco Sekiro, ma Shiro non ce l'ha ancora. Vorrei vedere un tuo gameplay perché io con i Souls non ho mai avuto problemi. Ma Sekiro l'ho finito per il rotto della cuffia. Beh, non è che. Ne parlavamo ieri di Sekiro. Tra l'altro di Sekiro l'abbiamo parlato ieri. Aia. L'abbiamo parlato ieri nella puntata podcast dove c'era anche tu. Ragazzi, anche voi, tutti e due c'eravate ieri. Tutti e due c'eravamo, sì. Sì, io non parlavo quando avete parlato di Sekiro, però c'ero. No, ma io Sekiro l'avevo anche comprato al day one per me, cioè nel senso che è un gioco che lo giocherei adesso, per dire. So che non mi trovo. Lì proprio un po' anche il... Sono trovo in un periodo in cui non ho tanti soldi da spendere, quindi devo fare economia. Quindi non ho potuto prenderlo. No, comunque era un getto i giochi di CD Projekt Red, prendili su GOG. Non ha senso dare il 30% su Steam perché sì. Prendili su GOG. Tra l'altro su GOG non c'è anche il DRM, sono giochi loro. Più di così. Io tipo, se esce Cyberpunk e voglio prenderlo, lo prendo su GOG, mica su Steam. Che cazzo lo prendo a fare su Steam? Io ho acquistato sul network di... di Xbox sullo store di Xbox il 2 di The Witcher e anche quello ho provato diciamo a fare il tutorial, quindi la parte iniziale, però il combat system è completamente diverso, abituato a quello del treno non sono riuscito ad abituarmi. Poi l'idea era quella di finire prima il primo su PC e poi l'altro e poi il secondo e magari riprendere un'altra volta in mano il terzo, però effettivamente non so, il primo proprio è uno scoglio veramente duro, cioè deve essere proprio un'impresa per completare la serie, ma non in questo momento non me la sento. Allora Luca sono io comunque adesso che ti ho scritto a Rungetto. Conto adesso solo che la catena si muove, cioè oltre al di là del, pensavo che si spostasse solo l'indicatore rosso, invece no, la catena proprio si muove. È vero, è bello. Sì, è no. Allora, che vuoi sono questi qua? Sì, Rungetto parla delle percentuali, sì, in effetti, allora, pare che adesso l'eccezione, le eccezioni che conosco sono, vabbè, l'Epic Store che è uscito da poco, che prende il 12, e poi c'è itch.io che lì proprio sei in contatto con gli sviluppatori. Lì ho letto un articolo di Cormoran, che è quello che ha fondato itch. Lì la percentuale è fissa sul non mi ricordo se nel 10 o 15, però comunque il bello di itch è che acquistando i soldi vanno direttamente, non ci sono tramiti, e che lì non c'è DRM. E comunque la percentuale è completamente personalizzabile, cioè se tu vuoi dare il 100% agli sviluppatori puoi farlo. Cos'è questo itch. Re? Itch, non lo conoscevo. Sì, itch.io, non c'è il client, è un sito, devi andare sul sito. Ah, ok. Ora ho capito qual è. Ciao, ciao. E no, il bello di itch, tra l'altro, che ogni sviluppatore può personalizzare completamente la loro la sua pagina. Qual è il problema di per esempio di store come Steam? Qual è il problema? Che sono tutti grigi e quindi uno per far vedere delle immagini che vanno d'accordo con lo sfondo
parte limitato, perché la pagina di Steam è uguale per tutti. Invece su Switch puoi costruirtela da zero. Quindi ogni sviluppatore può farsi la sua pagina del gioco e mettere i colori che vuole, con la struttura che vuole, per valorizzare di più, insomma, il gioco. No, guarda, io adesso prima o poi qualcosa su Epic Store lo compro adesso, anzi mi sa che un titolo che volevo comprare su Epic Store era proprio The Walking Dead, l'ultima stagione. Il problema è che io devo ancora giocare alla terza stagione di The Walking Dead, solo che l'hanno tolta da tutti gli store. Quale, scusa, questo? La terza stagione di The Walking Dead, delle Telltale. Ma perché era uscita? La terza, sì. E adesso è uscita la quarta, solo su Epic Store. È uscito solo in copia digitale o anche in copia fisica? Penso solo in copia digitale. Sì. Non mi sembra sia uscito in copia fisica. Ma guarda, io ho preso un gioco. Io ho preso Hades, Hades su Epic Store. Non ricordo di aver pagato qualcosa in più. Devo dire che ho usato il bancomat inglese. Però comunque non... Beh, a parte che su Epic Store, cioè, sull'Epic Store i prezzi, a parte che sono ancora in dollari, non ci sono ancora in euro. L'hai visto in sterline, quando ho comprato era in sterline, costava 15 sterline, sì. 15,80. Sì. Qui in Italia è ancora in dollari il prezzo. E poi sono comunque prezzi molto più bassi di Steam. Vabbè, sì, no, Rogetto, se magari parli di PayPal, cioè pagare con PayPal col cambio sei pazzo. Io ho visto dei cambi proprio da strozzinaggio, non ha senso. Pagare con PayPal con una valuta diversa dalla tua non ha senso. No. Io volevo, praticamente cosa è successo, dovevo dare quant'era, 10-15 sterline per un regalo, però non avevo il contante. Allora ho detto, beh, ti faccio un bonifico, questa mia amica, e ha fatto il bonifico con PayPal, e siccome era in sterline anziché 15 diveniva tipo 18 euro, no diventava 18, era una roba assurda. Un po' la stessa roba che succede quando noi qua in confine Svizzera andiamo in Svizzera, per esempio, per benzina, e paghi con la carta. Se selezioni la valuta svizzera ti fanno pagare 2 franchi di commissione, la valuta italiana, quindi l'euro, ti fanno pagare 2 franchi di commissione, e invece se paghi in franchi non questi 2 franchi non li paghi. No, comunque un oggetto neanche io salvo male. Non lo faccio mai, anche perché se le salvi poi è anche a parte la sicurezza, se le salvi è anche più facile comprare, che può essere un problema. Invece dici no, che sbatte, non c'ho voglia di mettere le informazioni nuove. quindi Luca non fai parte di quella serie di persone che usano il finger per pagare tutto. No, Io quello non ancora, però devo dire la verità, l'autofill del Google lo uso molto volentieri, molto comodo. Poi non è che faccio transazioni proprio elevate, cifre elevate. La comodità, sai cosa? Le cose di PayPal è il discorso della comodità dell'assicurazione in caso di frode. Però poi alla fine oramai quasi tutti sicuri oramai, non è che... Sì, poi comunque cioè, non è che compri da un sito cinese, è una roba strana. No, infatti no, non è che... Non so se adesso vedete adesso che c'è stata una bastardata, cioè c'è questo ponte strettissimo che tu lo passi, mentre passi ti si abbassa una parte. Adesso io l'ho corsa perenne, quindi non mi è successo niente, però se tu lo attraversi a velocità normale cadi di sotto. Sono queste trappolacce maledette. Ma qui si apre, mi ricordo. Allora, dove che devo andare qua? Andare di sotto. Ah no, aspetta, però io ho la cosa verde. Ho la chiave verde, quindi... Posso andare anche qui. Ci siete voi?
Sì. Ok, no, non sentivo più. Non... Stiamo osservando. Avevo paura che... Non ci sono così tanti nemici però. No, dici di no? No, dico, no, come tipologia. Allora, nel primo episodio sì, cioè ce ne sono di più negli altri episodi. Quando vai avanti ne saltano fuori degli altri. Qui sono sempre più o meno gli stessi. Però quando giochi al secondo episodio e al terzo ne saltano fuori dei nuovi. Mm. Anche molto più bastardi di questi qui. Dici che riesci a finire l'episodio? Quanto ti manca? No, l'episodio sicuramente sì. Cioè, oddio, uno o due livelli manca? Mi mantengono. Dici che vale la pena far vedere un altro episodio? O non puoi saltarli? Devi farli in ordine? Adesso vediamo, magari faccio vedere un po' l'ultimo. Adesso uno intero ovviamente non ce la faccio a farne due interi, perché ci vorrebbero ore e ore. Però... Ecco, maledetti. Magari i primi livelli di un altro forse riesco. Adesso vediamo. Che ore sono? 11:30. 11:30. Mm. Ah sì, dai. A finirlo dovrei riuscirci. Cioè almeno arrivare alla fine di un... del primo episodio dovrei. Adesso salvo di continuo. Allora, la chiave blu. Quindi adesso la chiave blu... Devo trovare. Close to the Sun, dice. Close to the Sun è quello dei. Il nuovo gioco dei Stormy Ticket, no? Sì. Guarda qua. Maledetti! Un po' Bioshock. Ah, Close the Sun. Mm. Sì, c'è questa ambientazione un po'. Sì, un po' steampunk. Un po'. Madonna, anche Bioshock. Il primo Bioshock per me fu incredibile. Fu incredibile. Poi so che per molti non è un granché. Perché tutti abituati a System Shock. Diciamo, no, non è che sì. Però il me il primo era piaciuto tantissimo. Però l'anno scorso ho giocato a Infinite, dopo anni e anni che era uscito, sono riuscito a giocare a Infinite, ed è stato una, l'ho trovato una grossa occasione sprecata, che era, sembrava bellissimo, però, cioè nel senso, potenzialmente poteva essere bellissimo, ma ciò che per sé non mi ha convinto fino in fondo. No, comunque parlando di dice la concorrenza si fa con servizi migliori. Ma guarda, Epic Store io ce l'ho. Tra l'altro è comodo perché se tu vuoi ti puoi scaricare è lo stesso client da cui lanci la Real Engine e ogni mese ti danno anche degli asset gratuiti. Quindi se vuoi ti puoi anche cominciare a smanettare con la Real Engine, con lo stesso client con cui mandi i giochi. Poi secondo me bisognerebbe anche cominciare a pensare anche un po' lato sviluppatore, mi spiego meglio. Che sì, beh, tu dici, cioè tu pensi solo come da utente, quindi guardi solo cosa è più comodo per te. Quindi tanti dicono, aspetto che esce su Steam, ma esce su Steam, ma è esclusiva Epic Store. Ma a te cosa cambia? Nel senso che comunque un altro client, i client adesso sono molto leggeri. Primo, sono sicuri, la differenza è minima. Io più che altro guardo quanto fa differenza per chi sviluppa, cioè per chi rende i giochi possibili. Quindi se io so che adesso comprando su Epic Store do un margine migliore a chi fa questi lavori, io vado su Epic Store sinceramente, perché poi al momento secondo me è anche un po' più pulito, nel senso che l'offerta è molto più limitata. E quindi è anche molto più, secondo me, anche più gradevole da navigare. Su Steam c'è di tutto, c'è anche roba. Questo lo dico. Ho degli amici sviluppatori, alcuni dicono: su Steam c'è roba che non dovrebbe esistere. Nel senso che non c'è controllo qualità, non dovrebbe essere messa su uno store. Vabbè, un po' discorso che facciamo ieri sera, no? Sì, infatti. Che secondo me c'era più. C'era molta più selezione. Poi è vero che dal punto di vista del servizio. L'Epic Store ha meno cose, però insomma è anche una questione di
ed attività, insomma, cioè anche sì, vabbè, ok, non c'è la wishlist, non ci sono gli achievement e tante altre cose, però alla fine sono cose di cui uno può anche fare a meno, cioè non è che... Pensa che San Barlo dall'ultimo gioco ha tolto il fatto del... come stavamo dicendo ieri, che ha tolto il grafico di quanti filmati hai sbloccato proprio per evitare il completismo. Cioè dici... Insomma... Ok ragazzi, qua io sono in una situazione un po' particolare perché ho finito il livello precedente a vita 9. Non e adesso... opzioni. Dovrei rifare la parte finale. Infatti ho fatto un doppio salvataggio, dovrei fare un'altra cosa. Il problema è che questo è il livello finale dove c'è il boss. Finale dell'episodio. Il problema è che qui c'ho queste pozioni per la salute, ma non faccio tempo a usarle. Quindi è una roba un po' tricky. C'è una cosa, Alberto, volevo chiederti, stavamo parlando l'altra sera dei punti clic, tu sei sì. appassionato di punti clic, giusto? Avventure grafiche anche, volevo chiederti Little Big Adventure, hai mai... Beh, bellissima Little Big Adventure. Giocato. Sì, non, anche quella non l'ho giocata all'epoca, perché quando uscì ci richiedeva un hardware che io non avevo. Quindi l'ho giocata dopo, su GOG, quando poi l'hanno regalata, è un gran bel gioco. Un po' difficile da giocare oggi. È disponibile anche su Android Store. Ah, ok. Ma non so come sia, perché comunque ha un sistema di controllo che non è proprio da punta e clicca, perché alla fine non è proprio una punta e clicca, è molto, abbastanza action come gioco. Sì. Cioè, adventure ma anche action. Io l'avevo giocato sia l'1 che il 2 su PSX, sulla prima PlayStation. Mi era piaciuto tantissimo, infatti poi l'ho ricomprato su Android Store. Una sera di malinconia anni 90. Cosa fa l'ampolla di quarzo? Ripristina la salute. Adesso io ho fatto sta furbata. Ho usato l'anello per diventare immortale. No, immortale. Ah. Quindi sono. E ho recuperato un po' di pozioni per curarmi. Anche perché qua sotto, qui sei su della lava praticamente. Quindi sì. non puoi stare. Non puoi scendere. Infatti è un po' un casino. Però qua mi ricordo che... ecco. So che qua è veramente impestatissima la cosa. Vabbè, ciao. Oh, cosa è successo? Ah, di tutto, di più. Sto facendo cose... Oddio, innominabili. Allora. Usa tutte le pozioni. Lo sto usando. Però voglio usare anche questo. Per quanto riguarda... per quanto riguarda... cos'è il supporto pad di ogni tipo. Io Edis lo sto giocando con il pad della PS3. Poi vabbè, la questione pad è che dipendono da dei driver. Sì, quindi... cioè, non è esterna dal client alla fine. Sì. Perché sì, ok, Steam ti dà un modo di rimappare, di fare, quello vero. Però in realtà è una cosa che puoi benissimo fare anche senza Steam. Cioè... Io uso, si chiamano SCP, sono i driver che ti fanno funzionare i pad della PS3. Io preferisco quello della 4. Anche perché il cavetto della 4 è un cavetto di merda che si scollega in continuazione. Il micro USB. No, io sono... Adesso ultimamente ho comprato il pad della Xbox One e mi trovo veramente bene. Vabbè, sì, anche quello, sì. Fatto veramente bene, secondo me. Io trovo che per gli FPS quello della One sia il top, come lo era quello della 360. Sì, ma anche perché ha quei... gli analogici... No, ma anche gli analogici... Gli analogici asimmetrici. Concavi. Poi concavi i pollici, quindi sono più comodi anche per... Cavolo, casino qua. Ma anche quelli della PS4, non come la One, però c'è un piccolo lato concavo, però non è la stessa cosa. Sì, però non come quelli della One, sì, quelli della One sono proprio più... molto più concavi. Devo dire la verità, tra tutti i controller per ora, quello della One e il controller proprio della Switch è top. Secondo me quello è proprio top. Anche perché come robustezza, come sensazione al tatto è diverso dagli altri, quello della Switch.
Ma Alberto, l'uovo puoi usarlo anche su un boss? No. Vabbè. Solo su nemici più deboli. Infatti, non lo puoi usare neanche su questi. Ecco, questi due nemici qua sono nuovi. Sono lanciano delle colonne queste teste. Queste teste giganti, scheletriche giganti. Sono dei nemici che poi nel prossimo episodio saranno molto più comuni. E sono molto, molto coriacei e molto bastardi. Perché poi hanno questo tipologia di attacco multiplo. Hanno sia le torri di fuoco. Queste torri di fuoco. Sì. Sia dei tornadi che ti fanno volare via. E ti... Le torri di Super Mario, quelle che devi evitare. Sì, infatti sembrano. Ma quando ti colpisce il tornado ti fa male? Sì. Infatti è veramente bastarda come cosa. Vuole no. Maledetto. Wow, che sei liscio che hai fatto. Questo è a livello veramente impegnativo. È veramente tosto. Mi sto immaginando la musica di Doom. Dai! Morite, maledetti. Ma dai, non muoiono mai. Che stanza è questa? Ti fa male sempre? No, in teoria no. Penso, spero di no. Spero. È tutto rosso. Sì, lo so. No, maledetti, quanti sono? Non riescono più. È morto per un'esplosione del testicolo infernale, quasi. questi testicoli infernali verdi. Porca boia, questi qua dove sono arrivati? Aspetta. Non ho nulla per curarmi. Oh sì, aspetta. Sì, c'è qualcosa. Violenza. Maledetto. Ma tra l'altro i testicoli tornano. Sì, questi sì, tornano. Pericolosi. Sì, d'inverno. Sono testicoli autorigeneranti. Sono io OGM. Dove cavolo sono sti qua che sparano? Orrendi genitali mutanti. Dai, morite! Non posso volare in eterno. On your way like a river. Maledizione, cavolo. No. È stato strano. Cos'è che ha scritto? È stato sfiancato da una mummia. C'era il messaggio in alto. Sfiancato. Sì, non so, stancato o sfiancato. Sa sfiancato. Sfiancato. È arrivato lì, ha cominciato a parlarti della sua vita, tra l'altro coglione. Mi tocca rifare sta roba qua. Però almeno è salvato. Ah, di rifare i teschi. Dopo i teschi salva. Ma il problema è che non hai tempo per salvare, capito? Perché una volta che uccidi loro arriva subito qualcun altro. Ma se metti in pausa, si mette in pausa il gioco, no? Vabbè, capito. Ah, sei morto subito adesso. Ma io ho concentrato molto il fuoco su. Dai! Comunque quell'attacco lì in verticale non vuol dire una mazza. Cioè se era in orizzontale era molto più pericoloso. Sì, infatti. Infatti è molto peggio il tornado perché ti insegue. Senti, ma una domanda su Borderlands 3 che non c'entra il gioco? Ma la distribuzione? In che senso? Ok. Non può dirti niente, no, sei mutato subito, guarda, subito ha smesso di parlare. Su Eurogame. Pony, bellissimi pony che volano nel cielo. No, non può dire niente. Verrà distribuito gratuitamente l'upgrade. I pony, non ti piacciono i pony, Paolo? I pony. basta. No! Sono andati off topic.
E vai, che ho fatto anche morire Alberto, hai visto? Così impari. No, chi è? È successo? Sono entrato nel teletrasporto senza saperlo. Dai. Veramente tosta sta parte. E non sto neanche giocando a uno dei livelli di difficoltà più alti, eh. No. Ma dai. Adesso posso provare a rifare come ho fatto prima. Tornare qua. E affrontarli qui. No! Ma dai! È difficile. Beh, te l'ho detto, devi attaccare Stadia, così provo io. Vabbè, si potesse fare. Cioè, in questo gioco potrebbe, ci metti veramente 2 secondi, pesa una mazza. Abbiamo approccio. Ok, è andato un pochettino meglio. Dai, muori tu. Sono in mezzo. Luca, tu sei a Londra, giusto? Sono a Windsor. Okay. Sì, a Londra comunque, sì. Sì. Il Duca di Windsor. No, perché... Stavo adesso... Stavo... Dai! Quanti siete? Guardavo un po' su internet, ho letto Magic, mi è venuto in mente che ci sarà il torneo, giusto? Torneo cosa? Di cosa? Di Magic. A Londra alla fine d'aprile. No, vicino a Gatwick, credo. Gatwick, ah, ok. Sì, perché Stereo Dark parteciperà nel canale. Dovrebbe partecipare al canale Gigliemo. Ah. E quando è che c'è? Torneo di Magic? Se non erro, dovrebbe essere la settimana dopo Pasqua, quindi dopo il lunedì di Pasqua. Dai! Non ci credo. Ti hanno ucciso i testicoli. Sì, è una cosa incredibile. Cioè, quanto manca il livello? Ma ci siamo quasi. Cioè, non ci vuole molto. Questo è l'ultimo livello, no? Non mi ricordo se è l'ultimo o il penultimo. Comunque, dopo di questo, sicuramente c'è il boss. Aia, e qui mi sa che ti conviene caricare. Perché ti sei preso un testicolo in faccia. Aspetta. Ciao, la cura. Io avevo già ricaricato. È un po' il mio problema con questi giochi, anche Resident Evil 2. Appena faccio una cappellata. Vabbè, anche a me di solito, però dipende. Negli FPS non mi viene da farlo. Dipende più da quei giochi tipo arcade, quelli dove. Sì, ma quello sì. No, ma quei giochi moderni se faccio le cazzate carico, non ce la faccio. Sono paranoico. Ma quelli dove devi fare la partita perfetta, quelle cose lì. Ma no, non è per la partita perfetta che sono paranoico. Dopo adesso dico, adesso mi curo, poi non c'ho. No! Nient'altro. Ho bisogno di munizioni. Con questa roba non faccio niente. No! Non c'ho più niente qua. C'è più niente? No, è tutto di là, dall'altra parte. Qui perdo solo vita e basta. Dai, vai su.
Però almeno così li ho dispersi un po'. Ecco qua. Io avevo letto che... No. Che per Doom avevano avuto un problema perché quando c'erano delle superfici che andavano, cioè c'erano degli, non so, delle aree in cui si abbassava di livello, ma più volte, non so, due o tre volte, e creava delle forme geometriche, c'erano dei problemi, sembra che si rallentava tutto, invece poi dai, morite. Karma che l'ha risolto perché ha letto un ha letto un articolo di uno che ha risolto un altro problema con, insomma, con programmando in un certo modo, lui ha provato al volo e l'aveva risolto. No, Karma che è sempre stato molto... A lui era sempre piaciuto fare il lato codice, l'engine del gioco. Romero invece era lato game design, così. Sì, sì, Karma che è un fondamentalmente un coder, come si dice. Sì, non è sì, mai lui, stato era, un game design. Lui era la parte matematica... Sì, sì. Geniale, ma sì, dal punto di vista della programmazione basta. Sì. E lui aveva anche... scrive anche nel libro che quando a un certo punto ha sviluppato questo, non è un disturbo, però di solito quando, dopo che diceva delle cose gli veniva da dire tipo un computer che caricava le cose, tipo quando una notte, quella notte in cui hanno fatto, dai, in cui si era messo lì a fare la versione di Mario, di Super Mario Bros 3 su PC. E c'era Tom Hall che gli fa: ah, ma quindi sta roba, sì, con questa roba puoi farla. Ah, certo. E si è messo a farla. È un, in realtà è un robot, Karma. È tipo Data di... E c'è scritto anche che nelle... che nella stanza di allora aveva solo, cioè neanche il materasso, aveva solo un cuscino, la coperta, un gatto che gli avevano dato i suoi e un sacco di libri. Allora. Ha fatto anche arti marziali, l'ho letto quando era giovane. Cioè studiava, stava tanto a studiare, però faceva anche attività fisica con arti marziali. Non ricordo cosa ha fatto. Ah, bravo. Ma allora mi sono sbagliato. Il con boss... la distruzione degli Iron Leech e dei loro servi. Gli Iron Leech erano i due teschi. Allora mi sono sbagliato. I Minotauri sono alla fine del secondo episodio. Hai visto che non ci sono le maiuscole? Eh già. Mi sono sbagliato. Pensavo fossero qui i Minotauri. Invece i Minotauri sono alla fine del secondo episodio. Non del primo. E invece alla fine del terzo c'è il boss finale. Ok, che ore sono? Quasi mezzanotte. Beh, possiamo far vedere almeno un livello. Un livello con nemici nuovi. Faccio vedere, guarda, direttamente salto il secondo, faccio vedere ovviamente il terzo, che secondo me è il più bello, quello con i livelli più belli. Oh. È un po'... adesso si parte è più buio. Allora, vedi, il cielo è blu perché siamo sott'acqua. Noi siamo in questa queste città che sono praticamente solo delle cupole di vetro che sono sotto il mare. Ma sti bastardi che stanno lassù e non si possono... Oh! Ma qua gli imp non sparano ancora, no? No, sparano. Sparavano anche adesso, Alla fine del... Io dove sei arrivato tu, mi sento. So che non ho solo questa cavolo di bacchetta, non c'ho altre armi. Bacchetta di Harry Potter. La vada che fava! No! Non ho più niente! Oh! C'ho il bastone! Non è bilanciato? Questo qua sembra il bastone. Come si chiama il bastone? Il Joe? Quello del. Il Bo. Ma in realtà. In realtà è. È il retro della bacchetta che sto usando. Ah, è vero, sembra più grande. No, è praticamente... praticamente quello che sto usando è un bastone che ha in... sulla punta c'ha quel cristallo che spara. E dall'altra parte c'ha questa cosa, quindi tu stai usando il retro dello stesso bastone. Che fase è un...
In questa frase c'è X doppi sensi. Sì, ho detto un sacco di robe senza pensare, perché sto pensando a, no, a come sopravvivere e parlare sopravvivere è un po' difficile per me contemporaneamente. Aspetta, adesso devo trovare una soluzione a tutto ciò. Innanzitutto recuperare un po' di munizioni. Ok. Tra l'altro ho letto anche che quando Carmack era a scuola, sai che a volte ti hanno questi progetti da fare in gruppo, no? Sì. È andato con un altro e ha detto, adesso tu farai tutto quanto che tu sei bravo, eh. Sì, sì, sì. Lui ha fatto un progetto del cazzo apposta per far prendere un brutto voto all'altro. Avete visto? Non so se avete visto, c'è cioè, il tizio che se l'è presa con gli altri. Che sta lanciando le asce ai monaci che stanno lassù in alto. Sì, sì. Oh. Uffa, ste munizioni che finiscono. In Doom volevano metterla anche nell'ultimo Doom questa roba, però non ho messa più difficile. Cioè, prima che si incazzano devo prenderlo due o tre volte, sennò era troppo facile farli combattere uno contro l'altro. Sono 20.000 dovunque, è facile che si prendano. Dai, muori! Devo fare una moto che al posto del bastone usi uno sturaccessi, lo penti in faccia. Potrebbe già esistere. Con tanto di effetto sonoro. Dai, ditemi, ho bisogno di una balestra. Dai, basta, datemi un'arma. No, non sono senza armi. No, il mio regno per una balestra. Sì. No, c'è uno scheletrone, porca, ma che casino! Ma come si fa a fare sto livello all'inizio? Non me lo ricordo mica questa cosa. Ah, no, ma in effetti non mi sembra studiato per partire da qua. No, ma tu parti che non hai armi qui, eh? No, ma dico, magari studi... Ah, ma cioè, tu finisci il capitolo prima... Poi non hai le armi. No, arrivi che sei così come ho iniziato io adesso, è uguale, non cambia niente. Vedi, questi sono... Nuovi altri nemici che hanno un attacco. Cosa sono questi? Sono tipo degli... sembra degli scorpioni. Cosa sono degli alien. Degli alien. Hanno una faccia molto simile agli alien. Gli alien. Madonna mia, ma... vabbè, sono morto, dai. È incredibile che sia ancora vivo. È impossibile che sia ancora vivo. Togliete. Ciao. Ma è impossibile che non mi diano armi. Io mi ricordavo che sto livello l'ho fatto tranquillamente, non in questa maniera così caotica. Non è possibile. Ecco, l'oggetto che ho appena trovato è un oggetto che ti permette di teletrasportarti all'inizio del livello. Ah, pensavo fosse il Berserk perché c'era la croce. Magari. Ciao a tutti. Adesso che faccio? E mo che faccio? Ho sentito dei gatti adesso fuori litigare. Non puoi entrare in quella... No, la chiave è gialla. Mi sembra strano che non ci siano armi da nessuna parte, cioè almeno una, capito? Non tornare qua. Ciao, questi qua non riesco a ucciderli con la bacchetta. Questo cos'è? Cos'è quella roba enorme? Quella mostra enorme? Sono dei mostri chat, mostri. Mi ricordano i mostri che puoi fare in Spore. No! Cosa vuoi dire, Paolo? Scusa. E c'ho il codazzo di nemici. Intanto cambiando discorso. Sul discorso che ieri facevi delle assunzioni di CD Projekt. E quindi la possibilità, cioè, capire a che punto sono, no, con un videogioco in base alle assunzioni. Più che capire a che punto sono, se vai a vedere prima, che comunque quando ho iniziato da poco capisci delle cose. Per esempio all'inizio cercavano uno specializzato nella cultura
e nella variante linguistica della California. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gioco si svolge in California, magari, capito? Sì, sì, sì. No, e stavo leggendo adesso su Eurogamer che hanno sembrerebbe che abbia dichiarato in un'intervista il presidente che porterà 250 posti di lavoro nuovi. Cosa? Questo? No, le vendite di The Witcher porteranno 250 posti di lavoro nuovi perché hanno intenzione di espandersi in una nuova sede, no? E infatti su diversi articoli è risuonata la notizia di un possibile tripla A entro il 2021, un ennesimo tripla A entro il 2021, il discorso di cui facevamo ieri. Sì, con acqua, che però mi sembra che sia stato smentito. Cioè 2021 tra due anni, mi sembra troppo poco. 2021 tra, sì, no, non The Witcher, ma di un titolo tripla A entro il 2021. Mi sembra stranamente improbabile. Ma loro hanno detto... Secondo me è troppa roba. No. Veramente troppa roba. Loro hanno detto che questo E3 sarà il loro E3 più importante in assoluto. Non ho capito, scusami Alberto. Hanno detto che questo E3, CD Projekt ha detto che questo E3 sarà il loro E3 più importante in assoluto. Facci vedere il secondo, Shion. Sì, però mi sembra strano. Mi sembra sì, ma mi sembra strano perché io questo livello mi ricordo di averlo affrontato tranquillamente. Cioè, sta roba che non avevo le armi. Non mi torna. Allora, qui invece l'ambientazione più è quella di un vulcano, fondamentalmente. Mm. Infatti, è quella meno bella, secondo me, come ambientazione. Sembra un po' inferno. Sì, infatti, assomiglia molto all'inferno di Doom. Però più grigio. Quello inferno di Doom era più. Quello, invece il fondale mi ricorda dai Flash Consumed. No. E quello, sai che dai Flash Consumed non riesco a giocarlo perché è veramente troppo difficile. Cioè veramente... Ma con cosa? C'è più vanilla o. Vanilla. Brutal non gioco praticamente mai. Cioè veramente. Non so se l'ho mai finito. No, comunque sei difficile. Madonna. Io mi ricordo all'epoca che era difficile quando giocavo, ma non così tanto. No, che poi secondo me portare così due tripla in così poco tempo è difficile. Anche perché comunque devi, a parte farli, poi devi prepararli, devi creare l'attesa, insomma. Cioè di Cyberpunk da quando è che se ne parla? Da un sacco. Anni. Ma anche The Witcher 3 quanto ci hanno messo a farlo? Sì. Madonna. È bella quando li uccidi come vanno giù questi qua. Infatti sì, come dicevo prima, le animazioni dei nemici quando muoiono sono sempre molto curate in questo gioco. È fatto bene anche il fondale la grotta esterna, la parte esterna, la montagna e la... Sì, non sono le montagne cinesi fotografate Di Doom. Di Doom. Sì. Sì, secondo me le hanno fatte loro queste. Sono computer grafica. Sicuramente. Sì, no, si vede che. No, sono studiate bene. Boh, andare di qua. Così andare dietro la colonna di fuoco. Sì. Paolo, tu l'hai giocato Resident Evil 2 nuovo, no? No. Io non sono un amante dei survival horror. Ah, ok. Sono rimasto
molto legato al primo Resi quando uscì per PlayStation 1. Mi piace guardarlo ogni tanto, se ho qualche amico che ci gioca mi piace molto guardarlo, ma giocarlo in prima persona non mi entusiasma, ecco, diciamo così. Ma quei giochi non mi entusiasma. Io sono più per le avventure grafiche e per, come dicevo prima, i fantasy medievali in stile Witcher o Skyrim. Avventure grafiche fantasy. Sì. Vabbè, adesso. Come esci? Cos'hai fatto? Sono morto, sono suicidato andando a prendere due pozioni che esatto, completamente inutili. Vabbè, direi che non so se lo provo a finirlo sto livello o interrompiamo qui. Quanto ci vuole a finire il livello? No, non lo so perché non mi ricordo quanto è lungo questo. Vabbè, provo a vedere di fare la stessa cosa che ho fatto adesso. Allora, vediamo, anche qua ho preso, ah no, ho aperto di qua. Poi devo anche pensare il prossimo FPS quale potrebbe essere. Oddio, un po' più incrociata. Visto che sono nuovo a questo canale, le scelte sono in ordine cronologico o probabilmente casuale in base a... No, cioè non avevo pensato di fare, cioè all'inizio pensavo di farle in ordine cronologico, poi ho detto cosa? Cosa? Sono andato via un attimo, sì. Ah, no, scusate, no, all'inizio avevo pensato di fare gli FPS in ordine cronologico. Poi dopo ho detto non so se potrei anche non farlo, cioè nel senso basta farne alcuni, ad esempio. A me non mi sarebbe dispiaciuto riprendere in mano Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, cioè il secondo Wolfenstein, la prossima volta. Però non lo so, cioè vediamo. Curati? Vabbè. Eh? No, perché preso la pozione. Beh, dai, si potrebbe pensare di portare il primo Wolfenstein per Commodore 64, se si riesce a trovare un emulatore, sarebbe carino vederlo. Sì, c'è l'emulatore del Commodore, sì. Sì, no. Io l'avevo installato su un telefono HTC una volta, l'emulatore del Commodore 64. Il problema è che non riuscivo a rallentare la velocità, perché con la potenza del telefono andava a 1000 all'ora. Ah, lì devi limitare i frame. Sì, devi limitare i frame, ma non c'era possibilità, con quell'emulatore lì non ero riuscito. Oh. Ti parlo di 5 anni fa, forse, una cosa simile. Ah, beh, questa è la porta finale, quindi ci siamo. Allora. È molto corto. Ecco qua. Il cratere. Boom. Direi che ci siamo. I pozzi di lava. Ma no, perché io all'inizio pensavo, adesso porto Heretic, poi la prossima volta faccio Hexen, poi dopo magari andiamo avanti, facciamo Quake, pensavo una cosa del genere, però in realtà posso anche non fare per forza tutto in maniera così cronologica, strettamente cronologica. Non lo so. Che invidia questo rumore di questa birra. Vabbè, ragazzi,
tempo devo andare a riprendere le mie galline in fuga a Milano. Bene, buon rientro. Ciao, rientro, grazie. Insomma, buon... Ciao. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, ciao. Ma infatti vedo Rungetto che ha parlato, scusate, non ho più visto la chat. Sì, per un po' sì. Non so se c'è ancora. Questa versione ha i controlli migliorati per gli standard odierni, DS4 Windows. No, gli è Little... forse vi parla di Little Big Adventure. Ah, sì, sì. E poi, oltretutto, adesso se n'è andato Paolo, però io di Little Big Adventure avevo fatto anche una configurazione di per il pad della 360, per giocarlo col pad. Boh, adesso non so, la prossima volta non so cosa potrei fare, perché pensavo o fare adesso Hexen, forse è un po' complicato da fare una serata del genere, però si potrebbe fare o Quake o il primo Quake oppure Wolfenstein. Poi vabbè, adesso sto preparando tutta la lista di tutti gli FPS possibili, ce ne sono una marea. Non so, magari posso provare a fare un sondaggio per vedere se... Sì, anche. Per vedere cosa... L'unica cosa che sono abbastanza sicuro è che la prossima live di questo genere non la farò di venerdì, probabilmente la farò un altro giorno, fra settimane, adesso vediamo. Vabbè. Dato spero sia piaciuta quella di stasera. Non c'è stata. C'è stato un po' di persone, ma insomma. Secondo me è stato abbastanza divertente. Intanto ho guadagnato un obiettivo di Twitch. Cosa? Non so, un nuovo giorno. Nuovo giorno, nuovo streaming. Trasmetti almeno 8 ore negli ultimi 30 giorni. Ah, pensa a te. Addirittura. E niente, quindi adesso magari farò un sondaggio per vedere quale poter fare la prossima volta e vediamo. Ok, grazie di essere stati qui con noi, io direi che chiudiamo qua, no? Va bene, allora grazie di essere stati qui con noi, dov'è il coso? È qua, ok, grazie ancora e buonanotte, ci becchiamo la prossima volta, ciao.